Bentornati carissimi qui sul canale del dottor Sadrei. Oggi siamo clamorosamente in orario, cosa che non sia mai successa nelle mie live. Tutto merito ovviamente dell'ospite che vuole dimostrare il suo essere al di là dell'umano limite, quindi al di là delle capacità umane in quanto probabilmente cyborg. Questo è il colpo di teatro della serata. Infatti ringrazio della presenza il buon carissimo Guido De La filosofia tiene svegli, canale YouTube che adesso ci presenterà e si presenterà. Ciao, grazie mille, grazie per la presentazione, per avermi invitato qui, è un grande piacere. E sì, io sono Guido, sono un cyborg perché ho le cuffie addosso, quindi questo fa già di me intrinsecamente un cyborg. Poi potrei esserlo anche per altre componenti, ma lo scopriremo durante la live. A parte gli scherzi, io appunto studio filosofia, mi sto per laureare alla magistrale a Bologna e ho scelto il tema del cyborg perché appunto il dottor Sedano mi ha chiesto su cosa potevamo confrontarci. Un po' perché è un concetto interessante, è un concetto che ci interroga, no? Come tutti i concetti filosofici, su ciò che siamo, sulla nostra condizione, quindi sulla nostra condizione antropologica. Cioè, il concetto di cyborg serve per riflettere a mo' di specchio su quello che possiamo essere, quello che possiamo diventare, quello che siamo già in quanto esseri umani. E ovviamente si inserisce nel tema del transumanesimo, e quindi è un tema, secondo me, interessante che valeva la pena appunto sviscerare insieme al dottore. E sì, è nel mio canale YouTube, appunto, si chiama La filosofia tiene svegli, tratto i temi che mi interessano, appunto, non in modo didattico, cerco di fare una divulgazione potenzialmente interessante per tutti, a volte parlo di film, serie TV, libri, concetti, temi, e quindi cominciamo, direi, no? Appunto, lancio la patata bollente al dottore, chiedendogli se appunto dobbiamo riflettere sul cyborg, ovvero su un cyber organism, quindi un organismo cibernetico, un organismo ibridato alla macchina. Prima di tutto dobbiamo interrogarci su cosa significa essere un organismo umano, cioè co come possiamo definire l'essere umano? Cioè tu hai già un'idea, una definizione, una pista almeno di indagine su cosa po potrebbe essere l'essere umano? Beh, allora, è una domanda direi relativamente complessa che da secoli, possiamo dire, colpisce noi filosofi e noi, come dire, la gente, l'essere umano che si è svegliato un tempo su questo pianeta è stato colpito sin dall'inizio dal domandarsi, oltre al che cosa lo attorniava, quindi che cosa sia il pianeta, anche il che cosa è lui, quindi il che cosa sia effettivamente un essere umano. L'essere umano, faccio sempre riferimento, quando penso a che cosa siamo, alle immagini medievali che secondo me in questo sono molto utili per comprendere il nostro modo d'essere, perché il pensatore medio medievale, per fare un simpaticissimo gioco di parole, tendeva a considerare l'uomo come una via di mezzo. La via di mezzo tra che cosa? Tra il mondo perfetto, platonico, ovviamente, perché tutta la filosofia medievale è intrisa di platonismo, ovviamente di Dio per i cattolici, e l'imperfezione totale che noi vedeva, che l'uomo medievale vedeva principalmente nella bestia. Quindi l'essere umano rappresenta la metà, quello che un po' Socrate vedeva anche nel demone. Il demone faceva da ponte, no? Tra il mondo della perfezione delle idee e il mondo reale imperfetto. Il demone è più tendente al mondo delle idee, mentre invece l'uomo è più tendente al mondo delle bestie, dell'irrazionalità. E quindi ti dirò, l'idea della via di mezzo, cioè dell'ente finito tendente all'infinito, che desidererebbe essere più di quello che è, credo sia la cosa più corretta. Certo, siamo una via di mezzo, a mio personalissimo parere, tendente verso l'alto, cioè il fatto stesso che noi abbiamo un modo di leggere la natura che non si limita al mero istinto, al mero vivere all'interno della natura stessa, ma anzi ormai è sempre più proattivo nei confronti del mondo, un tentativo di modificarlo, di imporre noi stessi sul mondo che ci circonda. Questo ci rende un po', ecco, qui mi allontano molto dai medievali, non i tutori del giardino di Dio, no? Come si vedono poi i cattolici, bensì quelli che questo giardino vogliono dirigerlo e vogliono gestirlo, quindi in un certo senso i padroni del mondo possiamo essere definiti, padroni però inconsci di loro stessi per il momento. Queste sono le mie vaghe definizioni. Questo cioè, hai segnato un sacco di punti comunque interessanti, no? Hai detto padroni inconsci di loro stessi. Quanto siamo padroni di noi stessi, no? Perché appunto il Novecento, Freud, ma poi a partire da tutte le neuroscienze, ci mostrano quanto
questo nostro controllo razionale su noi stessi in realtà sia quasi, a volte spesso, illusorio, no? Abbiamo quasi più controllo sul mondo che su noi stessi, e anzi, stiamo iniziando adesso, no? Alla fine del Novecento, con le tecnologie del Novecento, le indagini scientifiche, le neuroscienze, la genetica e così via, a capire che cosa siamo noi. Prima abbiamo compreso molto meglio il mondo, no? La materia inerte, no? Il Novecento è comunque il secolo di tante scienze, ma comunque forse quella più lampante è la fisica, no? Abbiamo penetrato i segreti della materia e, come dici tu, quindi possiamo dominare, no? Anche il mondo esterno. Questo era già, l'ho già capito, l'umanesimo, no? Cioè un elogio del fatto che l'uomo abbia un potere tecnico sul mondo. Però appunto è adesso, sono negli ultimi decenni, che iniziamo a comprendere, o forse avere un barlume di quello che possiamo, che non conosciamo in realtà, quindi capiamo in realtà quanto ignoriamo, di quello che noi siamo interiormente, no? E questo concetto mi fa venire in mente quello che dice Foucault nelle Parole e le cose, quando appunto in quest'opera del 66 dice la morte dell'uomo è un fenomeno che si sta verificando adesso, no? Dice Foucault, l'uomo dell'umanesimo, come lo avevano rappresentato, questo soggetto unitario, in realtà inizia a essere destrutturato nelle proprie strutture, no? E quindi Foucault si ricollega al concetto di morte di Dio di Nietzsche e dice: morto quel Dio, in realtà muore anche quell'uomo che lo aveva costruito, nel senso che adesso l'uomo viene ridotto, più o meno lecitamente, adesso possiamo valutare, alle sue parti costitutive, quindi il gene, il neurone, i codici di informazione che lo costituiscono, no? Cioè questo è la tendenza riduzionistica delle scienze contemporanee. E quindi alla luce di questo, questa immagine di uomo può portare a dei pericoli potenzialmente. Tu cosa ne pensi? Allora, pericoli dipende, sì, ma tutto quello che può riguardare l'uomo può rappresentare un pericolo anche per l'uomo stesso, perché abbiamo l'innata tendenza al volerci distruggere. E curioso in realtà, interessantissimo il riferimento a Foucault e anche al maestro virtuale di Foucault, cioè a Nietzsche, cioè il fatto che l'uomo, come abbiamo anche accennato prima, tenda a voler trascendere se stesso, quindi andare al di là, gestire il mondo, però per farlo, come hai detto giustamente, si deve prima rendere conto di che cosa è lui, e rendersi conto di che cosa è l'essere umano sembra stupido, sembra una sciocchezza, no? Perché la prima cosa, ovviamente, uno sa che cos'è per poter muoversi all'interno del mondo. In realtà non è affatto così. Noi istintivamente ci muoviamo e facciamo cose perché sappiamo di poterle fare, impariamo man mano di poterlo fare, senza però domandarci il motivo per cui effettivamente facciamo quelle cose, il motivo per cui addirittura abbiamo gli istinti più basici, cioè il riprodursi, il sopravvivere, il cosa ne so, anche il divertirsi, cioè le mere, come dire, abitudini di qualsiasi essere vivente. E gli esseri viventi, nonostante il fatto che siano bravissimi a vivere, a cercare di continuare a farlo, non hanno idea del perché vivano e per la stragrande maggioranza credo non sappiano neanche che cosa sono. Qualcuno invece, come gli esseri umani, ha imparato man mano, immagino qualcuno, perché anche i Neanderthal quantomeno sicuramente avevano una superiorità rispetto all'animale normale, quindi aveva imparato a superare la sua iniziale essere parte di un quadro di cui non ha la minima idea di essere parte, e quindi a costruire un qualche cosa di più. Purtroppo Neanderthal, non so se è effettivamente vero, ma l'abbiamo fatto fuori, quindi abbiamo eliminato qualsiasi cosa ci potesse rappresentare un effettivo alieno. Altra cosa potevano essere ci siamo anche ibridati con i Neanderthal. Sì, infatti abbiamo una porzione di DNA, però dicono molto che è talmente bassa che vuol dire che è un elemento sporadico, no? E quindi avevo sentito un po', però non sono... No, neanche io l'ho approfondito, quindi... Questo, però è comunque interessante, no? Noi prima ci accoppiamo, poi ammazziamo le cose con cui incontriamo. No, però è interessante... Amore e morte! Esatto, Eros e Thanatos freudiano, no? È interessante l'idea della vita come appunto processo, no? Cioè, l'evoluzionismo ci ha mostrato questo, che non siamo più dentro un mondo di sostanze, di stati di cose, di definizioni essenzialistiche, ma siamo in un processo continuo, in un farsi, in cui tutto è attraversato, tutto è attraversabile, quindi anche i confini morali, ideologici, diventano sempre più difficili, è sempre più difficile porli, no? C'è un filosofo interessante che si chiama Max Tegmark, che analizza il concetto di vita e dice:
noi ci stiamo avvicinando alla vita 3.0. La vita 1.0 è la vita biologica in cui, diciamo così, facendo questa metafora, che ovviamente è una semplificazione, l'hardware e il software, ovvero la componente organica e, se vuoi, la sua componente organizzativa funzionale, sono, sono frutto di un'evoluzione, un processo bottom-up, casuale, cieco, ok? Un'evoluzione biologica che vincola e costituisce i limiti di quell'organismo. L'essere umano è arrivato alla fase 2.0, in cui appunto abbiamo sì un hardware biologico strutturato, che possiamo in parte modificare, intervenire su di esso, ma abbiamo un software enormemente ampliato, enormemente potenziato da cosa? Dall'evoluzione culturale. Quindi c'è lo stadio biologico, lo stadio culturale è lo stadio finale di questo processo di autosuperamento e di conoscenza di se stessi e del mondo, di cui ci dice Tegmark, è la vita 3.0, ovvero quello stadio della vita, che alcuni definiscono singolarità, in cui la vita non soltanto può riprogettare il proprio software, come noi già facciamo culturalmente, per cui possiamo criticare i nostri concetti, ricostruirli, rimodificarli e così via, ma modifica anche il proprio hardware. E quindi l'essere umano si trova in questa via di mezzo tra la vita 2.0 e la vita 3.0, che possiamo definire vita 2.1 per adesso, che è lo stadio del cyborg, in un certo senso. È lo stadio dell'organismo, sì biologico, ma dotato di un'interfaccia e di quelli che Dennett chiama strumenti per pensare, che sono quindi concetti culturali, e allo stesso tempo inizia sempre di più a ibridarsi con le proprie tecnologie, avvicinandoci quindi a quella forma di possibilità, no? di vita 3.0. Secondo te questa rappresentazione è adeguata e cosa può portarci, secondo te? Cioè, a me affascina un sacco questa idea, no? Pur non essendo un tecno-entusiasta, ogni concetto va storicizzato. E quindi questa idea di porre la vita su un continuum a livello di processi evolutivi, secondo me è la chiave giusta per capire e impostare bene questi problemi. Sono pienamente d'accordo e ti dirò, io in questo sono piuttosto radicale. Io non ho mai amato l'espressione artificiale, nel senso di fatto dall'uomo, da dividere da naturale, ok? Piuttosto sì, societario, sì. Cioè il concetto di comunità, comunitario, societario, quello molto di più lo vedo come la vera divisione della natura. Ma secondo, come ad esempio diceva Lavoisier, noi non siamo in grado né di distruggere niente né di creare niente. Noi modifichiamo il mondo che ci circonda, ma non siamo gli unici a farlo. Per questo dico che naturale e artificiale sono concetti che di fatto rappresentano la stessa cosa. L'artificiale è un altro modo dell'essere del naturale. E quindi quando noi andiamo a modificare, quando l'uccellino fa il nido, di fatto sta modificando il mondo come noi quando costruiamo una casa o quando andiamo a modificare noi stessi. Lo facciamo nella stessa maniera in cui un tempo, una qualche scimmiona, ha per primo deciso di alzarsi in piedi, quindi modificando se stessa. Ha preso un bastone, quindi ha iniziato a fare dei movimenti anche più per facilitare anche i nostri momenti peggiori, cioè la violenza. E tutto questo, il fatto che ci sia esterno rispetto al fatto che sia interno nel nostro immaginario del cyborg, quindi un po' la Robocop, no? Va a introdurre porzioni di tecnologia al suo interno, in realtà lo facciamo in automatico. Noi nel nostro evolvere effettivamente abbiamo sempre più volte fatto una cosa di questo genere. Io sono un grande esempio di cyborg. È vero, è vero. Appena venuto in mente. Perché? No, diciamolo. Dico perché? Perché sì, ho intuito, infatti. Ma mi è venuto in mente ora, quindi sono. Ma io ci avevo pensato cyborg. Che tu eri un cyborg naturale, quindi in realtà ho posto questo tema apposta. Molto poco naturale, molto ben pagato, possiamo dire. Però sì, sono effettivamente un grande esempio di cyborg, come chiunque abbia fatto degli interventi, non necessariamente estetici, però interventi chirurgici, laddove ci sia... Ma anche mia nonna, che aveva il chiodo nella gamba perché era stata presa sotto, concettualmente quel chiodo va, è una tecnologia certo rudimentale finché vogliamo, quindi basica, però comunque è tecnologia all'interno di un corpo che lo rende diverso da quello che era, quindi in un certo senso sono forse anche più radicale di quanto tu non sia su questo, cioè io sono molto convinto che i cyborg di fatto esistano, non sono quelli flashy all'inglese non ancora quantomeno. Beh, sai, no. Lì poi bisognerà vedere, e ne parliamo adesso di sicuro, della fattibilità della cosa. Sì, sì, sì. No, è interessante, hai centrato il punto, no? Cioè, tutta la buona parte della filosofia occidentale si è basata su un pregiudizio, cioè il pregiudizio della divisione tra natura e cultura. Questo perché comunque la natura era un prodotto di Dio e quindi o era un prodotto immutabile, come lo pensavano i greci, no? Un ordine assoluto, statico,
in cui quindi l'uomo non aveva una potenzialità di azione e trasformazione, la natura era quell'ordine a cui l'uomo doveva adeguarsi, e in quanto tale è un ordine immutabile, no? Poi, come ho detto, noi abbiamo capito che la natura è intrinsecamente trasformazione, e quindi non ha senso più porre la dicotomia tra natura e cultura, perché anche la diga del castoro è un ibrido, no? Tra questi due elementi. La differenza sta, come hai detto giustamente tu, nel controllo. Cioè, io uso questi due concetti che mi fanno ridefinire queste categorie, il concetto di bottom-up e il concetto di top-down. Cioè, il concetto di bottom-up è un processo trasformativo, evolutivo, dovuto a processi di variazione casuale e selezione ambientale, che produce l'emergere delle cose biologiche, delle cose anche culturali. La differenza sta in quando l'essere umano, appunto, si è alzato, ha preso il bastone, è arrivato allo stadio del linguaggio, della coscienza, ecco, lì è iniziata una forma nuova di plasmazione del mondo e di noi stessi. Non più casuale, perché anche la selezione sessuale è un modo con cui gli esseri umani si sono scelti, si sono selezionati, hanno selezionato determinate caratteristiche, quindi alcuni caratteri sono stati selezionati, altri no. Però ancora lì era un processo bottom-up. La differenza è stata che abbiamo introdotto, oltre ai processi bottom-up, che sono ancora in atto, perché sono l'evoluzione funziona così, processi top-down, processi di cosciente progettazione, costruzione e intervento su di noi stessi e sul mondo. E quindi lì interviene la dimensione, se vogliamo, etica, no? Non perché stiamo andando a intaccare un ordine naturale che di per sé quindi è intrinsecamente buono e giusto, no. La dimensione etica interviene perché passiamo da una dimensione di casualità, di assenza di scelta, a una dimensione di scelta, di intervento, di controllo cosciente, e quindi, direbbe Jonas, di responsabilità. Quindi appunto la questione morale del cyborg, del è giusto modificarci, è giusto modificare la genetica di un organismo e così via, non si pone intanto nell'ottica del stiamo violando un ordine da non violare, perché quest'ordine viola continuamente se stesso, no? Ma quali sono le conseguenze possibili che noi introduciamo e di cui dunque dobbiamo assumerci come responsabili? No, ho visto il commento di Kevin Zanni, ciao, sono un transumanista, mi sembra ed è 3 anni che non voglio convincere qualcuno ad aumentare le proprie parti del corpo come gli alcolisti anonimi, no? Si presenta così. Benvenuto Kevin Zanni, che sei transumanista, ne siamo molto lieti, però di mio non la vedo come una cosa così grave da dover annunciare nel momento in cui ti palesi. Detto ciò, volevo rispondere, e sono molto affascinato dalle tue parole quando introduci il concetto morale, perché la questione del nostro essere cyborg, del nostro essere come dire, spinte al di là dei limiti dell'umano, continuiamo a volerci spingere al di là del limite di quello che siamo per natura, per nascita, ecco, diciamo così, ha sicuramente dei dilemmi morali, come ce l'hanno tutti i nostri interventi nei confronti del cosmo e del mondo che ci ha in seno. Però, e lì io ho sempre il dubbio, si può veramente imbrigliare la ragione con la morale in questo senso? Nel momento in cui noi andiamo a... mi viene in mente, tu quanti anni hai, Guido? 24, tra una settimana precisa. Allora, sei molto giovane. Non so se ti ricordi, quando io ero abbastanza piccolo, però non ricordo che età avessi, c'è stato il referendum sulle cellule staminali. Ti ricordi qualcosa? Non c'era una cellula staminale all'epoca. Ero piccolo io. No, ma a quei tempi era proprio la questione morale quella che veniva spinta in modo clamoroso, per cui si dava molta importanza al fatto che determinate cellule, che tra l'altro se non erano quelle del cordone umbilicale di una madre che aveva appena partorito, non dovessero essere adoperate per studiarle. E quella è una cosa che ancora oggi io non capisco come sia possibile che la comunità desse così tanta attenzione a un discorso di quel genere lì, perché a me è giustissimo che ci sia una morale, perché altrimenti finiamo a fare come Federico II, che voleva scoprire, come dice Barbero, la lingua originale degli uomini, e fa morire un botto i bambini perché non fa parlare nessuno a questi bebè. E quindi va bene, è giusto che ci sia un limite. E però per me, per il mio modo di essere, cioè una persona che ritiene la conoscenza dell'umanità in quanto specie la cosa più importante per l'umanità stessa, è molto complesso dire questa cosa non la puoi fare per una questione morale. E quindi al di là non devi guardare, come invece Dante
farà, no, nel paradiso, alla fine la testa la butta per vedere Dio, e io sono in quel modo lì, cioè vorrei riuscire a guardare Dio negli occhi, ovviamente attraverso la natura, perché Dio è sfuggente. No, condivido assolutamente. Il problema appunto è quale morale stiamo utilizzando per frenare il progresso tecnico-scientifico, o progresso, senza definirlo progresso, semplicemente esplorazione tecnico-scientifica, no? Sì, parleremo di Manifesto Cyborg, assolutamente, l'ho usato come testo per... Poi comunque tutti i testi che abbiamo usato, magari li mettiamo in descrizione con link, sì, Amazon. Sì, nel primo commento qualcosa di... Però, quindi, chiaramente la questione che poni tu è: ma che morale c'è in Italia? Cioè, che morale... Cioè, abbiamo acquisito questa consapevolezza dell'evoluzione, di queste, o siamo ancora in una visione cristiana, ancora una visione pre-evoluzionistica, no? Cioè, il problema è questo, cioè, su che base poniamo questa morale che poi dovrà andare a limitare le pratiche tecnico-scientifiche? E qua ovviamente diventa una questione politica. Certo è che il concetto di cyborg fa paura, cioè, perché... ad esempio, si vuole limitare le cellule staminali o si vogliono limitare altre forme di sperimentazioni? Beh, perché le ideologie conservatrici ci danno una sicurezza, ci dicono: il mondo è fatto così, ci sono questi valori, queste cose sono, questo è giusto, questo è l'ordine della natura, non bisogna intaccarlo. Il manifesto cyborg, cioè il manifesto cyborg, il concetto di cyborg, diciamola così come etichetta, no? Senza dare un connotato positivo o negativo, l'ideologia cyborg, cioè il fatto che tutto è trasformazione. Pone delle sfide all'esistenza delle persone, perché allora non c'è più confine tra, ad esempio, differenze sessuali possono essere trasformate, differenze di genere. Cioè, sono concetti, ad esempio, questi, dibattuti ultimamente, no, nel dibattito pubblico italiano, che nella mente del conservatore sono spaventosi, perché il conservatore, che quindi vuole porre una morale restrittiva, che dice non facciamo niente, che si sta meglio così, è una questione di sicurezza, è quasi una difesa psichica, direbbe Freud, cioè un arginare il cambiamento. Perché? Perché abbiamo quelle categorie: natura, cultura, buono, giusto, maschio, femmina, questo e quell'altro, che ci fanno mantenere stabili diciamo così, la nostra visione del mondo. E quindi, anche se dicono: vabbè, ma del progresso tecnico-scientifico non ce ne frega, l'importante è la mia sicurezza esistenziale, no? Cioè, questo è, in certo senso, il discorso implicito che c'è nella mente del conservatore e dell'ideologia e di una morale conservatrice. Cioè, è una sicurezza a scapito dell'esplorazione, della libertà, in un certo senso. Sì, in generale si possiamo dire così, cioè in linea ovviamente molto generica, non tutti i conservatori rientrano, però ovviamente il concetto è... Sai, più che conservatore, forse la cosa che mi frulla poco è quello lì, direi più i reazionari, quelli che... Perché una porzione del popolo storicamente sempre esiste, perché non necessariamente sono i politici, e forse su questo siamo leggermente, cioè dissentiamo leggermente. Tu la individui come una questione prettamente politica. Io sono sempre stato dell'idea che da quando esistono soprattutto le democrazie, quindi comunque il politico tende a inseguire il popolo per farsi rieleggere, quello che i politici fanno è tendenzialmente, ovviamente non sempre, però tendenzialmente, un voler seguire quello che il popolo desidera in linea di massima, o quantomeno quello che i politici dicono. E quindi ritengo che anche questa questione, cioè il tentativo di progredire moralmente, cioè di spostare più in là il segno, no, del confine della moralità, non sia tanto un problema politico, ma che la politica non sia in grado di cogliere e di accogliere questo tipo di spostamento. Sì. Semplicemente perché siamo noi, cioè è proprio il popolo, soprattutto in questo senso mi viene a dire il popolo italiano, e soprattutto fino a 5-10 anni fa, perché da quando c'è internet e quindi anche la gioventù, tra virgolette, cioè le idee girano molto di più, è più difficile rimanere arroccati. Ci sono due tendenze, secondo me, con internet. Cioè, da una parte c'è un estremo progressismo nei giovani, ma dall'altro anche di controaltare un conservatorismo, no? Perché poi i processi delle echo chamber sono così, cioè chi è progressista, tra virgolette, diventa sempre progressista, chi è conservatore diventa sempre conservatore o reazionario. Ma io in realtà condivido la tua idea, cioè nel senso che la politica è specchio delle esigenze del popolo, non c'è più una politica di lungimiranza, c'è una politica dell'inseguimento e dell'appiattimento del qui ed ora. Quindi, sì, da questo punto di vista ovviamente
E questo è una frase, citando il manifesto cyber di Donna Haraway, che l'hanno citato in chat, no? Che è una frase che se, cioè, è lampante in questo discorso. Lei scrive: nessuna architettura naturale vincola la progettazione di sistemi. Cioè non c'è più nessun vincolo, ovvero non c'è più nessuna sacralità. Perché il sacro è definito dal limes, no? Dal limite. Il sacro cosa fa? Crea una, appunto una... Due spaccature del mondo, cioè il sacro e il profano, il terreno e il divino, e il sacro è quel limite che può essere vagliato da particolari pratiche rituali legittime e che non può essere superato da altri tipi di pratiche, appunto pratiche tecnologiche, pratiche di ricerca, come quelle che hai citato tu sulle cellule staminali, no? O come può essere quella dell'aborto, ad esempio, no? Cioè, l'idea che ci siano dei limiti sacri, la scienza e la tecnologia la distrugge, cioè distrugge, vuole distruggere questi limiti, vuole superare questi limiti, no? E io sono, insomma, quasi sempre d'accordo, appunto, poi a seconda dei casi ci vuole una morale che valuti caso per caso, circostanza per circostanza, no? Però in generale il fatto che ci sia, che abbiamo detto che la natura non è più pensata in termini di sostanze, ma in termini di processi, e che quindi non ci sono più confini rigidi, e quindi viene distrutto il sacro, che è poi quello che ci dice Nietzsche, in certo senso, cioè con la morte di Dio c'è la traslutazione dei valori, ovvero si arriva a questa distruzione delle strutture ideologiche tradizionali e quindi siamo nello stadio della massima libertà e della massima potenza. E questo spaventa molto, no? Cioè, si preferisce a volte la gabbia del sacro, del limite, alla massima libertà, perché la massima libertà destabilizza. Cioè, possiamo anche buttarci giù dal dirupo, no? Con questa massima libertà. C'è questo timore. Questo sicuramente sì, anche perché da sempre l'essere umano ha sempre avuto bisogno del capo. La religione a quello serviva, soprattutto nei primi momenti. Il capo era il principe sacerdote per i sumeri. Il concetto è quello lì, che di religione e ordine sono due cose che vanno a braccetto. Oggi che la religione la stiamo un po', soprattutto nell'ottica scientifica, buttando fuori dal quadro, quindi non è più una questione che ci interessa nel momento in cui, quantomeno, ricerchiamo sul mondo, perché non è la religione che deve dirci che cosa il mondo sia, piuttosto aiuta nella prima domanda che ci siamo fatti, no? Sul che cosa sia l'uomo. Quello può essere utile per il soggetto. A questo punto il fatto che noi ci troviamo in un'epoca in cui Dio in questo senso è fuori dalle balle e noi siamo alla ricerca di qualcosa. Noi vogliamo diventare divini, no? Cioè, transumanismo è questo. Sì, noi vogliamo trascendere noi stessi puntando a quella, alla cosa più perfetta che conosciamo, perché ovviamente si cerca di salire. Più sali, a cosa sali? Alla perfezione totale, che è appunto l'idea di Dio, perché noi conosciamo l'idea di Dio, non Dio stesso. E cerchiamo di rendersi così. Un esempio mi viene in mente, e questo lo facciamo da sempre, è il tentativo di curare le malattie. Noi le malattie non è che diciamo grazie Gesù mi hai mandato il tifo, no, tendiamo in qualche modo a combatterla per superare il nostro limite, che naturalmente invece, come dire, la combattiamo di natura, di corpo, ma noi la aiutiamo anche da di fuori con vaccini medicinali e affini. Detto ciò, allora tornerei un attimino sul concetto del nostro, certo, andare oltre il... Certo. Limite umano, e ti chiederei a questo punto di definirmi, se non è un problema, se ne sei in grado, ma sono sicuro di sì, definirmi proprio cyborg, da quelli che sono i tuoi studi, una definizione generica. Ma allora, cyborg è l'unione di due parole, cybernetic organism. La cibernetica è la scienza fondata da Wiener, padre della cibernetica, negli anni 40 del Novecento, ed è lo studio dei sistemi che si auto-organizzano, è più bello dirlo in inglese, dei self-regulating system, ok? Ed è questa l'ottica con cui viene studiata la vita e la tecnologia come sistemi potenzialmente ibridabili, no? Caratterizzati da questo, cioè da un funzionamento di un processo che si auto-organizza, si autoregola, si trasforma e quindi potenzialmente può appunto evolvere. Allora, negli anni 60, nel 1960, viene pubblicato un articolo da Kleins, due tizi che si chiamano uguali, Kleins e Kleins, si pronunciano uguali ma con due parole, con le lettere diverse, che dicono: cazzo, ma se noi vogliamo esplorare lo spazio, non dobbiamo modificare l'ambiente, perché? Ma dobbiamo modificare noi stessi, dobbiamo modificare l'essere umano. Se noi agiamo sull'essere umano attraverso dispositivi tecnici, possiamo abitare nuovi ambienti spaziali. Ed è interessante come, ad esempio, anche chiaramente gli anni 60 erano l'epoca dello spazio, non nel 57 viene lanciato lo Sputnik, quindi
ci si inizia a interrogare anche su: ma l'essere umano è vincolato a questa terra? La nostra forma di vita è solo questa? Quante forme di vita possibili possiamo realizzare, possiamo vivere? E quindi appunto il concetto di cyborg emerge qui, no? All'epoca era stato costruito un ratto cyborg, cioè c'era stato costruito un dispositivo che regolava il sistema fisiologico di alcune regolazioni ormonali di un topo, ed era stato costruito il primo organismo cyborg, appunto, questo articolo rifletteva anche su questa cosa qua. E quindi appunto a partire da questo poi c'è stata un'esplosione nella cultura di massa, pensiamo alla fantascienza, Philip K. Dick, William Gibson, William Gibson poi con il concetto di cyberpunk, e quindi qui c'è tutto l'immaginario della fantascienza, della letteratura e della filmografia che ha affrontato questo problema, proprio perché la letteratura ci permette di analizzare scenari di possibilità, ok? Il concetto di cyborg poi però è stato ripreso fortemente alla fine degli anni 90, appunto con Donna Haraway nel 1999. Sto facendo un po' una lezione universitaria, ma a parte che io sono universitario dentro, cioè ho questa tendenza a professoreggiare, quindi perdonamelo. No, però un libro interessante che ho letto è quello di Clark, Andy Clark, questo filosofo della mente, che nel 2003 scrive proprio Natural Born Cyborg, e dice: noi siamo da sempre in realtà cyborg, ovvero organismi intrinsecamente ibridati a dispositivi esterni. Dispositivi esterni che possono avere varie forme, varie strutture, no? Cioè, il fatto che la biologia, l'organismo, sia qualcosa di intrinsecamente ibridabile a qualcosa di altro e di oltre da sé. Questo altro, questo oltre, è prima di tutto appunto la cultura, l'abbiamo già detto. Ma dopo la cultura c'è lo stadio della tecnologia. E in realtà appunto, negli anni 90, dicevo, c'è stata una grande ripresa del concetto di cyborg. Perché? Perché gli anni 90 sono stati un po' il decennio del cervello, cioè il decennio della scoperta delle neuroscienze. Pensiamo a Damasio, pensiamo appunto a tutto il paradigma cosiddetto della scienza dell'embodied cognition, della fuori cognition, ok? Inizia a studiare e a mettere in crisi le scienze cognitive classiche. Scienze cognitive classiche che partivano da una dicotomia, in certo senso, cartesiana, no? Da una parte c'è il software, dall'altra c'è l'hardware. Noi possiamo studiare un sistema mentale come il programma dell'hardware. In realtà si vede che questa dicotomia non regge più e che siamo intrinsecamente degli organismi mentali e delle menti organiche, in un certo senso, no? Allora, nel momento in cui noi siamo menti organiche e il nostro corpo è costantemente ibridato ad altri tipi di dispositivi e di strutture, viene da sé che anche la nostra mente è estendibile, è plasmata dall'ambiente e dagli dispositivi che utilizziamo. Un esempio banale: Marlo Ponti, nella fenomenologia della percezione, parla del cieco che usa un bastone, no? E dice: quel dispositivo non è uno strumento, è un'estensione delle sue capacità sensoriali, è una parte del suo sistema percettivo, perché il cieco plasma la sua vita, orienta il suo mondo, ha una forma di vita, direbbe Wittgenstein, in virtù del suo bastone. Quindi il suo bastone non è un dispositivo esterno, ma è una parte del suo sistema percettivo. Tutto questo è cyborg, cioè il cieco con un bastone è un cyborg, una persona con un pacemaker è un cyborg. E la cosa figa è che già i greci l'avevano capito. Cioè, l'esempio, pensa ad esempio al mito l'Edipo Re, di Sofocle, no? Di Sofocle? No, sì, di Sofocle. Sofocle lo porta a teatro, sì, sicuramente sì. Ok, ok, no, perché io di cultura greca so niente. L'Edipo è di Sofocle. Ok, perfetto. Anche lì, se ti ricordi, l'indovinello della Sfinge, che l'indovinello che la Sfinge pone a Edipo è: qual è quell'animale che prima cammina a quattro zampe, poi a due zampe e poi a tre zampe? E Edipo dice: l'essere umano, prima gattona quando è bambino, poi cammina con due piedi e poi quando è vecchio usa il bastone. Quell'essere che ha tre zampe. Quindi anche il bastone, come il bastone del cieco, il bastone del vecchio diventa un'estensione dei suoi arti. Questo è il concetto di cyborg, diciamo così, attenuato, no? Senza bisogno di parlare di dispositivi tecnologici, mediali, digitali inseriti nel cervello. Questa è solo la fase, è solo, diciamo così, l'estremo di un continuum in cui noi siamo già dentro, noi siamo già in questo continuum dell'essere cyborg. Quello è solo l'estremo. Neuralink di Elon Musk, se vuoi dopo ne parliamo, è semplicemente un estremo di questa tendenza che da sempre ci costituisce. La storia dell'umanità e della civiltà e dell'essere umano viene scandita a questo punto sulle tecnologie dell'informazione. Il linguaggio, grande rivoluzione, poi c'è la scrittura che ci permette di, scusami l'inglicismo, offloadare nell'ambiente informazioni che ci permettono di
non dipendere solo dal carico cognitivo biologico della nostra memoria, e quindi costruire società complesse, di interazioni complesse, proprio perché abbiamo delegato a dispositivi esterni la nostra conoscenza del mondo, i dati del mondo, le nostre forme di memoria, e poi ovviamente internet, no? Questa grande ultima rivoluzione digitale che sta plasmando le nostre esistenze. Quindi, diciamo così, il concetto di cyborg che si pone nell'ideologia del postumano, e alla fine di questo, alla fine c'è il concetto di transumanesimo, dell'upload della mente del computer, si pongono in questa linea di continuità. Cioè non c'è una vera, almeno a mio parere, poi possiamo discutere, una vera spaccatura, non c'è il momento in cui, ah, questo è il passaggio, no, è un processo graduale, noi siamo dentro questa trasformazione. Sulla gradualità sono pienamente d'accordo, anche perché noi, a parte gli ultimi 150-170 anni, siamo stati piuttosto lentini, graduali nel nostro evolverci. I greci, ad esempio, nonostante avessero già compreso che funzionasse un motore a vapore, non avendone bisogno perché avevano gli schiavi, non hanno investito sulla tecnologia in quel senso, hanno investito su altri tipi di tecnologie. È importantissimo quello che dicevi tu riguardo alla scrittura, perché la scrittura è, tra l'altro, non a caso anche l'invenzione della scrittura, la data che adoperiamo per indicare la nascita della storia effettiva. Esatto. Quindi E il passaggio dalla preistoria alla alla storia è storia, quello. E esatto. infatti adesso si parla di iperstoria proprio perché c'è le tecnologie dell'informazione. Guarda, infatti io sarei curiosissimo, purtroppo non credo che ci arriverò, a meno che non inventino un corpo completamente transumano, di vedere che cosa sarà un archeologo fra 500 anni, perché io credo che tanta archeologia non si farà più in loco, ma su internet, perché quelli che già vedere i siti di 15 anni fa spesso non li trovi distrutti. Quindi, quando noi diamo per scontato che stiamo lasciando una traccia di noi stessi su internet, sì, probabilmente sì, ma non è assolutamente detto che sia così fissa come l'abbiamo oggi. Cioè, è una Esatto. cosa curiosa, il vedere No, come. No? Va bene, vai, vai, vai. sarà una sfida. No, mi collego a questo più che il concetto di archeologia che mi fa venire in mente Foucault, no? Cioè, non ci sarà l'archeologo che va nei server e picchetta, ma sarà un'archeologia digitale. Cioè, già la storia dei grandi eventi politici di oggi si fa sui social. E quindi, secondo me, la storia sarà un lavoro storiografico, proprio sarà un lavoro di equipe, come tutti ormai, saperi tecnici. Un lavoro multidisciplinare, ci sarà il data analyst, lo storico, il sociologo, il filosofo. Non sarà più possibile fare la storia dove vai a cercare i documenti, come fa Barbero, e dice: Ah, Elisabetta II ha detto questo. No, sarà un lavoro Il di gesto è gesto particolarmente barberia. corretto, sì. No, no, infatti anch'io mi sono interrogato su questo concetto della storia, no? Cioè di come si farà storia. E in realtà, appunto, è il problema di come si farà a conoscere, cioè qual è la nuova struttura della conoscenza in questo secolo, no? Che è la riflessione di Lyotard, no? Sulla l'informatizzazione del sapere, che va di pari passo Sì. con appunto la perdita, diciamo così, la fine delle grandi narrazioni e la riduzione al dato, cioè non c'è più una storia, non c'è più una narrazione, ma c'è un flusso di dati e di informazioni, dati e informazioni che sono, a seconda della prospettiva ontologica o psicologica che andiamo a definire, anche porzioni di noi stessi, no? Cioè la figata è questa, cioè se noi ci rendiamo veramente conto che noi siamo anche quei processi di informazioni che andiamo a costruire, che andiamo a lasciare nell'internet e nell'ambiente, allora noi stiamo di nuovo offloadando nell'ambiente porzioni di noi stessi, e quindi qua si pone tutto il problema della privacy e così via, che però appunto si collega a questo. Guarda, io qualche anno fa ho fatto un video partecipando a una serie di video promossa da Annalisa del canale Annalisi, che non so se conosci, è una Sì, bravissima conosco. Sì, divulgatrice sì, sì. particolarmente Postumane, tecnica. no. Sì, no, 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 il tema era quello lì, eccolo qui, il video fatto io si chiamava Tra quanto i robot prenderanno il sopravvento. Ho fatto il video sui robot, non sui cyber, ma il concetto era il Ma medesimo. si Domande connette, si connette. transumaniste. Il fulcro del video era semplicemente che questa è una cosa che continuo a pensare, che ad oggi noi non abbiamo un'anima, come si intendeva storicamente, solo metafisica, ma abbiamo un'anima anche digitale.
Il nostro passaggio in questo mondo passa anche da quello che è il percepito che rimane su internet, quindi effettivamente è un passaggio ulteriore, oltre a questo offloadare, mi piace molto il termine, È nella bellissimo. natura, come poteva essere la tavoletta di cera per i romani o per i greci, noi abbiamo qualche cosa che fa molto di più e fa molto di più anche di quello che avevano fino a 50 anni fa, che poteva essere la televisione con le bobine, tutto quello che rimaneva registrato. Detto ciò, va detto che quello che a noi sembra la magia, almeno per quanto mi riguarda, io non sono per niente bravo a livello tecnologico informatico, quindi la magia di internet che mi permette di tenere in un posto indefinito le cose, in realtà sono in posti fisici che sono i server, e anche quelli, chissà, quanto dureranno se rimarranno intonsi. Quindi anche lì bisogna dire che effettivamente noi offloadiamo letteralmente nei server tutto quello che poi carichiamo su internet. Sì, cioè Che rimane. pensa a Luis, non so se conosci lo youtuber bolognese Sì, famoso che fa. certo, lui, sì, Luis. Io lo amavo nella sua, finché faceva i video, poi con la pandemia si è messo a fare Muschio Selvaggio e un po' mi è caduta la stima nei suoi confronti. Però il Luis youtuber è un fenomeno e lui ha fatto da piccolo, fin da piccolo, si è registrato e lui dice, in un video con Sofia Viscari, dice, avrò 50.000 video in vari hard disk, no? Pensa, mettiamo che questo sia il numero 6, cioè 50.000 video della sua vita da piccolo, che si filmava sempre. E lui ha questo, lui dice, proprio usa una terminologia transumanista senza saperlo, forse, non lo so. Dice, cioè, io ho delegato al computer la mia memoria, perché nessuno di noi può avere una memoria autobiografica così dettagliata di tutti i momenti, dei giorni della sua vita, no? Non è che si è filmato sempre, però 50.000 video son tante ore di video, no? E quindi la figata qual è? È che effettivamente se noi abbracciamo quella che viene definita teoria della mente estesa, ovvero il fatto che alcune informazioni, se rispettano particolari condizioni, anche se sono storate, storaggiate, all'esterno del nostro cervello biologico, ma in dispositivi a cui noi abbiamo accesso immediato e con la stessa fenomenologia con cui noi recuperiamo i nostri ricordi, bene, dice la teoria della mente estesa, sempre di Andy Clarke, quelle informazioni sono nostri ricordi. Sono ricordi estesi su dispositivi esterni, ma non per questo meno importanti a livello autobiografico, esistenziale, cognitivo, dei ricordi che noi abbiamo all'interno della nostra mente. Ecco, quindi Luis è appunto un esempio di, ma tutti noi lo facciamo, quei cloud, carichiamo le foto, i video e così via, però lui in modo particolarmente intenso di questa identità estesa, no? Nei server, che sui server personali, noi abbiamo le cose nei nostri server in California, ma il concetto è lo stesso, no? E quindi pensa alle implicazioni etiche, no, di questa cosa. Cioè, se noi veramente accettiamo la teoria della mente estesa, e qua c'è un dibattito giuridico interessante in atto, no? Che dice, cazzo, ma se allora i nostri dispositivi informazionali possono, sotto particolari circostanze, essere considerati come estensioni dei nostri stati psicologici, dei nostri ricordi e così via, allora distruggere quel dispositivo significa distruggere una porzione del soggetto. Cioè, non significa semplicemente distruggere una parte della sua proprietà, ma significa intaccare una parte della sua esistenza e quindi rubare i dati della privacy. Non è significa semplicemente violare una proprietà, un domicilio o ti rubo un oggetto. No, no, significa violare una parte della persona. E questa è una figata. Beh, sì, ed è estremamente interessante il discorso con l'oggetto, perché è vero se si parla di cloud, quindi abbiamo un'idea molto evanescente della cosa, però il telefono, ad esempio, o il mio telefono, il mio computer, io ho questo rapporto, penso principalmente col telefono, ma può valere anche con il computer, è di fatto una parte del mio cervello, contiene in sé, tante cose a cui io so tornare grazie a dei collegamenti che io so adoperare, cioè all'interno dei meccanismi del telefono. Ed è di fatto un'estensione della mia anima, era quello il discorso che facevo nel video. E tra l'altro mi ricollega anche a un ragionamento che a me ha sempre affascinato da morire, che veniva fatto negli anni 90, non ricordo chi abbia detto di preciso questa frase, ma era una cosa molto diffusa, okay, tra gli informatici e gli scienziati in generale degli anni 90, ovvero si pensava che con l'avvento di internet a molte persone l'ignoranza sarebbe stata sconfitta perché tutta la cultura poteva diventare ugualmente accedibile, differentemente da come era prima, perché ad esempio prima, quando io ero molto piccolo, bisognava avere l'enciclopedia, non c'era Google, e quindi comunque non tutte le famiglie potevano avere, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Internet tecnicamente è un enorme livellatore.
in questo senso, ma lo è solo tecnicamente, perché per quanto chiunque, questo era il discorso che facevo nel video e che ne ritengo ancora valido, chiunque abbia un telefono in mano e possa accedervi, ha una conoscenza potenziale enormemente maggiore rispetto a chi non ce l'ha. Cioè, se io e te andiamo al milionario e io sono preparatissimo sull'argomento che facciamo, di cui dobbiamo trattare, ma tu hai accesso a un telefono, comunque vinci tu, prima o poi, sul lungo periodo. Ed è una cosa su cui, come dire, ci viene poco da ragionare, perché molto spesso il mezzo internet è adoperato male in quest'ottica, solo per la conoscenza istantanea, cioè quella cosa ci domandiamo in due e andiamo a guardare su Google. Però la possibilità di avere un bagaglio così grosso e così tante informazioni che nessuno potrebbe mantenere dentro di sé, grazie a dei device esterni, questo in un certo senso veramente ci catapulta in una comunità in cui siamo entrati senza rendercene conto. Cioè, io da bambino avevo una cosa, oggi vivo in un mondo completamente diverso. Non sto facendo il discorso del vecchio che è nostalgico di quello che era, però è un dato di fatto che io in qualche modo, in un certo momento della mia vita, ho passato il confine tra i due mondi, senza però rendermene conto, perché anche nella vita di un individuo questa gradualità è clamorosa. Ah, hai toccato un punto assolutamente centrale. Io appunto non l'ho vissuto lo stadio pre-digitale, o meglio, da piccolo non avevo internet, quindi l'ho avuto abbastanza tardi, tipo, non so, a 10 anni. Quindi ho avuto un'infanzia senza internet, no? Però questa cosa me ne sono reso conto benissimo leggendo il libro di Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, è dell'83, e lì ti trasmette tutta la fatica del recupero delle informazioni. Devi andare in questa biblioteca, fare la bibliografia, cercare i volumi, Io adesso ho internet, scarico, per fare la tesi, 30 paper, da tutti i paper guardo la bibliografia, scarico altri 30 paper e ho accesso. Però questo è il problema. Cioè, qui c'è anche l'illusione del Dunning-Kruger effect. Il mio accesso alla conoscenza non è di per sé conoscenza. Perché? Qui è il problema, no? Cioè, perché tutti quelli che hanno un telefono non diventano onniscienti, ma diventano rincoglioniti? Perché è molto più bello giocare a Candy Crush o che andarsi a studiare un paper della Oxford University Press. Questo è il punto. Cioè, la potenzialità di conoscenza in realtà poi, di fatto, in realtà è faticosa. Cioè, la vera conoscenza, perché la conoscenza non è semplicemente informazione, ma è conoscenza nel senso lato. Cioè, nel senso, se tu mi chiedi qual è la capitale della Birmania, lo so perché vado su Google e lo so. Ma quella non è conoscenza, quella è nozionismo. E quindi qua si pone tutta la questione, se vogliamo, pedagogica, no? Cioè, la scuola di oggi non ha più senso, perché un modello di scuola nozionistico, in un'epoca in cui io la capitale della Birmania o la morte di Napoleone la so in mezzo secondo andando a vederla su Wikipedia, il sapere wikipediano non ha più senso. Io devo insegnare ad avere una struttura in cui inserire quelle informazioni. E quindi questa è la differenza, no? Cioè, il potenziale accesso alle informazioni non rende di per sé le persone conoscenti, appunto. Guarda, con questo discorso sulla scuola mi hai lanciato, mi hai fatto veramente fare un viaggio clamoroso, perché ho iniziato a domandarmi come effettivamente si possa passare da un sistema scolastico che è il nostro e sembra sempiterno, nonostante abbia 100 anni, però sembra una cosa immodificabile, perché ogni volta che si paventano o palesano modifiche parte il finimondo, come dovrebbe accettare invece un cambio di direzione di quel genere lì? Perché poi non lo so, perché la scuola è una cosa particolare, e nonostante io di lavoro faccio il mediatore della comunicazione, quindi lavoro con i ragazzini con disabilità sensoriali a scuola, e quindi in un certo senso conosco un po'. Tu sei l'estensione cognitiva di quei ragazzini. Bravo, io si dice proprio mediatore, perché io faccio da mediazione tra loro e quello che viene insegnato, nel momento in cui ovviamente c'è qualcosa che manca. Nei miei due casi, uno è ipovedente e uno è ipoacusico, cioè uno ci vede male, uno ci sente male. E per uno prendo appunti, per l'altro gli leggo. Quindi in tutti e due i casi sono mediatore. Da quest'anno diventa assistente, ma secondo me mediatore era molto più idoneo come termine per far comprendere. E quindi sì, sono una loro porzione nel loro essere cyborg e transumani, possiamo dire. Io sono una loro estensione. Dovrei essere. Tu potrai essere sostituito da dei dispositivi tecnologici che loro si potranno impiantare, per cui l'ipoacusico avrà... Esistono già dispositivi cocleari, ce no? L'hanno.
Però, sai, Sì, non conosco il caso, ovviamente, quindi. esatto, dipende dalla patologia di cui soffri. Ad esempio, in questo caso dovrebbe essere una questione virale di quando era bambino, quindi ha un timpano molto indurito e il problema quindi è a livello di Sensoriale. percezione dello stimolo. Sì, però è diverso, cioè un problema può essere la percezione dello stimolo, un problema può essere la connessione di quello che viene percepito e il cervello, e a quel punto ci sono gli impianti che partono da qui dietro e ti connettono con l'orecchio, quelli praticamente bypassano la percezione, cioè scusami, la connessione, la comunicazione tra orecchio e cervello ed è più semplice. Nel momento invece in cui è proprio il timpano che non riceve, lì devi amplificare il quantitativo di stimoli che vengono ricevuti dal timpano. C'è un bellissimo film, lo dico, che è uscito quest'anno, che è The Sound of Metal, che era su Amazon, credo ci sia ancora, Amazon Prime, candidato anche agli Oscar. Ed è un film eccezionale, se vi interessa, sul tema dell'ipoacusia in generale. Detto ciò, che c'entra in realtà, c'entra molto, Ah, perché questo sì, è assolutamente. proprio transumanesimo allo stato puro. Non ricordo dove. Ah, no, no, parlavo della scuola, scusami, adesso mi è tornato in mente. Il passaggio a una scuola completamente diversa, che prima o poi dovrà avvenire, e di questo ne sono veramente convinto, o sarà una vera rivoluzione, oppure si inizia gradualmente a inserire quantomeno, e di questa è una cosa che mi auspico da moltissimo, una sorta di istruzione della gestione di internet e di che cosa voglia dire andare su internet e informarsi su internet. Perché secondo me questa è una cosa che bisogna veramente iniziare a educare sin da bambini, da ragazzini, le persone perché. Cavolo, il futuro è lì, c'è poco da fare. Il futuro è Ah, perché prescritto. alla fine i rischi che andiamo incontro in una realtà cyborg o transumanista sono gli stessi amplificati della nostra realtà di internet. Cioè, il continuum si pone sullo stesso livello, cioè il continuum di possibilità che internet e l'ibridazione tecnologica ci offre, nello specchio della medaglia, hanno detto che la tecnica è dono e dolos, no? Da sempre, l'ambivalenza della tecnica è questa, cioè ci dà possibilità. E ce lo mette in culo in qualche modo, perché la realtà è così. E quindi in realtà quei rischi del transumanesimo, no? Del potenziale perdita di senso, potenziale perdita di valori, ma che cosa significa vivere in un corpo che non è più mio e così via, in realtà iniziano a essere posti in forma diversa, più lieve, ma già nucleare, con il nostro rapporto esistenziale con internet. Io ho questo, cioè, ultimamente ho letto Byul-Chul Han, che è famoso, lo conoscono tutti, no? Però veramente è illuminante, proprio perché mi mette in discussione su come io uso la tecnologia, in questo senso, le tecnologie social, appunto, no? Cioè, i rischi dell'ibridazione con la macchina sono gli stessi rischi dell'utilizzo di social, il rischio della, tra virgolette, perdita di se stesso, dell'alienazione, il rischio dell'offload informativo, dell'andare in un mondo di solo rumore, no? Dove non c'è dispersione costante della mia identità. La mia identità diventa semplicemente un flusso di azioni così, prive di un significato, prive di una progettualità. E poi, appunto, portandola all'estremo, no? Nel transumanesimo, la morte. Cioè, se noi eliminiamo la morte, la nostra esistenza ha ancora senso? E cioè, questo si pone su un continuum, nel senso che, ci dice Byul-Chul Han, c'è cioè, un pensiero rituale, noi facciamo questa differenza tra rituale e seriale o social, no? Quindi per cui la dimensione rituale pre-social era una dimensione dove il tempo aveva una durata, aveva un inizio, una fine, c'erano momenti significativi. Ora siamo nell'eterno scorrere dell'informazione, nell'eterno flusso informativo, nell'eterno rumore informazionale, no? Nell'eterno brusio dello scorrere del feed di Instagram. E quindi è questo, cioè in realtà l'incapacità di un pensiero della chiusura, di un pensiero rituale, di un pensiero dell'incontro autentico con l'altro e con se stessi, si pone già adesso, cioè si pone già adesso questo problema, no? Cioè, pensiamo a tutte le tecnologie di, non so, dating app e così via, che io utilizzo perché non demonizzo, ma proprio in quanto l'utilizzatore ne riconosco i limiti e i potenziali problemi, no? Cioè, banalmente, possiamo ancora incontrare l'altro nella misura in cui noi siamo sempre mediati da interfacce digitali o si sta perdendo qualcosa? Si sta perdendo
l'incontro autentico con la frizione, l'attrito che la realtà ci può dare. Ma sai cosa? La vera domanda che ti devo fare io è: ma con utilizzo intendi dire che rimorchi con le dating app oppure no? Perché io qui ho dei problemi giganteschi. Io consiglio a tutti di andare a vedere il mio video La filosofia di Tinder, dove faccio un'analisi sia della mia esperienza che della filosofia di Tinder, appunto. Quindi lì c'è il video completo. Ti ho anche dato, dato l'assist per la marchetta. Esatto. Comunque no, hai a parte le pessime battute del dottore, no, in realtà è un ottimo spunto quello che hai appena dato, ed è particolarmente veritiero il problema dell'altro nella società, in cui l'altro non è nient'altro che un'immagine su uno schermo molto spesso, cioè rimaniamo vittime del fatto che non conosciamo, poi ti dirò, non conosciamo più è anche forse un po' eccessivo, perché ci potrebbe fare il medesimo discorso per le società dell'Ottocento. Quando si vedeva qualcuno, lo si vedeva attraverso chilometri di società, cioè lui era quel rango sociale che rappresentava, quell'uniforme che aveva in quel momento, quindi c'è sempre stato in un certo senso il distanziamento dell'altro, solo che questo distanziamento è diventato effettivamente un allontanamento totale oggi, cioè nel momento in cui il rapporto, tra l'altro, come dire, coadiuvato anche dalla pandemia in cui ci troviamo, il rapporto come il nostro in questo momento, cioè face to face, ma comunque non nello stesso luogo, è a dir poco privilegiato. Moltissime, certo, moltissimi incontri necessariamente avvengono in questo modo. Ma infatti la tecnologia permette sia l'incontro filosofeggiante come quello di adesso, sia l'incontro che appunto anche lì, esporsi con dei giudizi morali è sempre problematico, no? Però qual è il rapporto umano che c'è su OnlyFans? Per dire, parlando di dating app, no? Parlando di rapporti immediati, virtuali, in cui c'è di mezzo la sessualità, l'identità, quindi no, anche no, la mia autopercezione, la mia anche stima che ho di me stesso, no? Su questo tema, no? Sessualità, tecnologia, medialità e cyborg, perché deve tornare il concetto, nel senso che è presente anche se opera sotto traccia, consiglio un film che ho visto proprio per fare questa live, di Cronenberg, che è un classico, che è Crash. Non so se lo conosci. Bellissimo, bellissimo. Esatto, Crash cosa fa? Crash mette in scena come la macchina diventa in un certo senso quel tramite attraverso cui l'erotismo distrugge tutte le dicotomie di cui abbiamo parlato prima. La dicotomia tra mio e tuo, perché tutti si scopano tutti, cioè la fidanzata, non c'è più mio e tuo. Non c'è più differenza tra piacere e dolore, non c'è più differenza tra bene e male, in un certo senso, no? Cioè, l'erotismo trova il suo massimo apice nella fusione di corpi, per cui appunto c'è la dimensione del corpo, no? Questa, secondo me, è la differenza importante tra postumanesimo e ideologia cyborg e transumanesimo, perché il transumanesimo va nella direzione dell'upload della coscienza su un software, quindi una visione disincarnata della mente come puro pattern di informazione. No, invece l'ideologia cyborg e il postumanesimo, e quindi il film, anche il film Crash, pongono la centrata nella dimensione della carne, della materia, del sangue, del sesso, no? C'è questa dimensione che è veramente un'esplosione di questo, cioè di come l'ibridazione tra carne e tecnologia attraverso la sessualità distrugge le dicotomie tradizionali, omosessuale, eterosessuale, mio, tuo e così via. E quindi, vabbè, Cronenberg è un genio. Anche, per esempio, appunto, pensiamo a Videodrome, no? Cioè, l'ibridazione costante con la macchina attraverso l'erotismo e sì, interessante. Sai, mi verrebbe a dire la differenza tra transumanesimo e postumanesimo, un po' la differenza che corre tra Crash e Her di Spec Jones, nonostante lei non sia un Spec Jones, giusto? Sì, mi pare di non ho presente chi sia. È il figlio di David Bowie. Il film Her non l'hai visto? Her sì, l'ho visto, bellissimo. In quel senso, lei ovviamente non è un essere umano, quindi non parte da un concetto umano, però diventa sempre più simile a un essere umano finché addirittura non trascende il suo di livello. Alla fine, non spoiler il finale, però in un certo senso va al di là di quello che è per natura, tra virgolette. E quindi il postumanesimo ricerca quel tipo di esistenza, no? Come quella della voce in Air, un'esistenza che manca della carne, del sangue, della terra e del sangue, come direbbe Nietzsche. Quindi manca proprio di quella che è un elemento fondamentale per l'essere umano. Tu lo hai visto Westworld?
Westworld. È un classico che avevo iniziato, poi varie vicissitudini non l'ho letto, ma devo recuperarlo perché so che parla di questi temi. Infatti, a livello di cultura pop di questi temi, che c'è un'infinità di roba, io in realtà sono molto ignorante. Quindi prima mi studio la teoria, poi mi vado a recuperare la cultura di massa pop di io la teoria la conosco molto meno di quanto invece conosca la cultura pop. Tra l'altro è più divertente citato... la cultura pop. Beh, un pochino sì, è stato citato sia Black Mirror che effettivamente... Sì, sì. Beh, quello sì, quello che conosco bellissimo. E anche questo, che se non l'hai visto ti consiglio. È Ghost in the Shell, ovviamente, sì, Shell, sì. Che è eccezionale. E in quel senso Ghost in the Shell è particolarmente rilevante, no? In base a quello che stiamo dicendo, perché molti personaggi, nelle varie trasposizioni, ho visto sia il cartone che quello con Scarlett Johansson, lei. Sì, 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 sì. Ah, beh, ce l'hai proprio come poster, top. Eh beh, certo, assolutamente. La Scarlettona è un... è il mio credo attuale. Ah, ok. No, comunque non è così brutto come era stato descritto all'inizio. E in quel senso loro sono veramente una società di cyborg che si è resa conto di esserlo. Noi siamo nella fase ancora immediatamente precedente in cui siamo dei cyborg, lo siamo da secoli, come stiamo in un certo senso sostenendo qui, ma non lo sappiamo. Non lo abbiamo culturalmente mai saputo, no. Dobbiamo saperlo. Culturalmente no, le giovani generazioni hanno questa consapevolezza, hanno un'esistenza sempre più mediata alle interfacce digitali e quindi c'è questa consapevolezza, però a livello culturale, insomma, generazioni dei boomer così, non c'è ancora questa consapevolezza, ma è solo una questione di rivoluzione culturale appunto, no? Perché sì, è solo una questione di tempo, probabilmente, senza dover per forza arrivare a ibridarci con le macchine. Con le macchine a livello di Ghost in the Shell, però appunto la cosa interessante. Oddio, ti ho perso, dottore. Ti ho perso. Eccomi, non so assolutamente cosa sia successo. Mi dispiaccio. No, stavo smutandomi, ma non so come mi è uscito dalla live. Sì, sono convinto che sia solo una questione di tempo anche il nostro renderci conto che di fatto non siamo più quello che il buon Dio aveva pensato che saremmo dovuti essere, cioè nel senso che stiamo trascendendo, e io lo vedo poi, e qui ti posso anche fare la domanda se tu hai un'opinione solo positiva o solo negativa di questo graduale ascendere di cui stiamo parlando, o se invece fai parte di una sfumatura di grigi nel mezzo. No, allora io giudico caso per caso, no? Per cui ci sono appunto, secondo me è giusto comunque creare delle differenze concettuali, cioè ad esempio la differenza tra ibridazione culturale ed ibridazione tecnologica, per cui un conto è utilizzare dei dispositivi culturali come può essere appunto scrivere su un pezzo di carta, un conto è ad esempio un potenziamento cognitivo attraverso dispositivi digitali, cioè la differenza praticamente che c'è tra tecne e tecnologia, cioè la tecnologia è un potenziamento tecnico di cui noi sappiamo i funzionamenti scientifici, mentre la tecnica banalmente può essere intesa come dispositivi, strumenti che noi abbiamo costruito un po' per prove ed errori senza sapere la scienza che c'è dietro a quei procedimenti, no? Quindi pur partendo da facendo delle differenze di distinzioni concettuali caso per caso, per cui ad esempio, non lo so, pur ammettendo la legittimità di alcune forme di potenziamento cognitivo attraverso dispositivi tecnologici, perché no, ad esempio può essere Neuralink, a livello individuale, cioè l'importante è che sia l'individuo a fare questa scelta di potenziamento cognitivo, poi il problema si pone a livello sociale, no? Un esempio di disuguaglianze, no? Cioè lì si pone il problema a livello di giustizia sociale, per cui se solo i ricchi possono potenziarsi, allora si cade un aumento delle disuguaglianze, per cui i ricchi sono sempre più ricchi, nel senso che sono sempre più potenziati, perfezionati e così via, e quindi poi c'è la deriva un po' futuristica delle caste biologiche, ma senza per questo arrivare per forza delle caste biologiche, no? Cioè, nel momento in cui la libertà dell'individuo è rispettata, si pone un problema di ordine superiore a livello di equità e giustizia sociale. Quindi, dal punto di vista del potenziamento cognitivo, sono abbastanza favorevole. Altri tipi di potenziamento mi lasciano un po' più interdetto. Ad esempio, il potenziamento morale. Si parla di moral enhancement, no? E ti posso gettare la batata bollente a te facendoti una domanda. Un'altra forma di potenziamento anche qui è l'editing genetico. Posta la domanda banale, no? È meglio selezionare o intervenire geneticamente su un embrione togliendogli la miopia
o è meglio costruire occhiali che permettano all'embrione, all'individuo con la miopia di vedere? È questa la domanda. Cioè, è meglio avere gli occhiali, quindi dei dispositivi tecnologici che ci permettono di complementare i nostri deficit organici, o tanto vale agire direttamente sui deficit organici? Perché se dice, cazzo, non c'è differenza, tanto vale agire direttamente alla radice del problema, no? Togliamo tutte le malattie, togliamo tutti i problemi, ci potenziamo a livello biologico, e quindi da cyberspazio si parla di si va direttamente al cuore della biologia e si agisce su quella. Ecco, questa posizione mi lascia un po' più interdetta. Perché? Perché non è tanto la questione della sacralità della vita o altre cose di questo tipo, quanto la irreversibilità. Cioè, un limite morale che mi pongo è questo: l'irreversibilità di un processo. Nel senso che, vabbè, in realtà ogni azione è irreversibile. Cioè, io adesso ti tiro un pugno, ma non posso purtroppo. Però se ti potessi tirare un pugno, anche quello è irreversibile. Purtroppo. No, però anche quello è irreversibile, no? Perché ogni azione umana è irreversibile. Il punto sta nella irreversibilità, diciamo così, di secondo livello, cioè di processi che lasciano tracce, appunto, irreversibili. Per cui una modificazione... Sì, continue. Una traccia, esatto, che non puoi proprio... Che determinano e modificano sostanzialmente il tuo essere nel futuro. Per cui, appunto, una modificazione genetica è intrinsecamente irreversibile. Mentre alcune forme magari di potenziamento cognitivo possono essere reversibili, anche alcune forme di potenziamento morale, e anche qui il concetto di moral enhancement, quindi potenziamento morale, è molto ambiguo e complesso, perché cosa vuol dire rendere un individuo più morale di prima, no? Ci sono esempio farmaci o dispositivi transcranici che possono inibire alcune risposte, cazzo ne so, dell'amigdala, per cui ad esempio possono inibire alcune nostre reazioni. Quindi ti faccio un esempio, no? La questione del moral enhancement, cioè è legittimo potenziare l'individuo dal punto di vista morale? Ti faccio questa domanda. Se avessimo dei farmaci, per semplificare, o degli stimolatori transcranici che rendono le persone antirazziste, nel senso che impediscono il sorgere di atavismi e di reazioni immediate, intuitive, che farebbero cadere in una reazione razzista e così via, o in pregiudizi e così via. È auspicabile un'umanità tecnologicamente antirazzista? No, mi vengono i brividi a pensare a una roba, esatto, del genere. Nonostante il fatto, cioè, è difficile dirti no in modo dritto, perché tu chiedi sul razzismo giustamente, no? Perché, esatto, l'idea iniziale è quella lì, lo fai per una cosa positiva. Il problema a quel punto, come della pistola, si dice il problema non è la pistola, è chi spara, no? Ma allo stesso modo il problema non è il pillolone che tu mi fai prendere, che poi mi induce a non essere razzista, ma il fatto è quel pillolone adesso non mi rende razzista, ma chissà cosa può rendermi dopo. È pericolosissima una cosa di questo genere. Ma al contempo si potrebbe anche obiettare che non lo stiamo facendo tramite pilloloni, ma dall'epoca delle comunicazioni di massa, quindi a partire dalla nascita del cinema, poi della TV, adesso di internet, lo stiamo facendo in modo... questo moral enhancement, come lei ha giustamente sottolineato, avviene e sta avvenendo, perché in realtà se pensiamo a tutti... tra virgolette, si possono dire o meno, passi avanti delle comunità di tutti i tipi, LGBTQ, affini di quel genere lì, tutte le battaglie, anche il femminismo, che stanno venendo combattute, che quindi in un certo senso plasmano il sentore comune delle società, quello è in un certo senso una forzatura del moral enhancement, che non avviene con il pilolone o con la macchinetta nella testa, ma avviene nel modo un po' più vecchio, possiamo dirlo, avviene più velocemente, ma come è sempre avvenuto, ovvero tramite educazione culturale. Esatto, la cultura, esattamente. Sì, infatti la differenza che dicevo qui, no? Cioè, tra cultura e tecnologia c'è un continuum, ma siamo nello stesso livello, cioè io non devo per forza mettere uno stimolatore transcranico per rendere la persona antirazzista, ma posso educarla, fornirle delle ragioni, no? I vecchi strumenti per pensare culturali, no? Siamo ancora alla vita 2.0, non siamo passati ancora alla vita 3.0, utilizziamo le ragioni per modificare, argomentare e giustificare i nostri giudizi, i nostri comportamenti morali. Quindi sì, dal punto di vista di quello sono assolutamente d'accordo. E alla fine, se ci pensi, secondo me, l'irreversibilità come limite, no? Cioè, e anche la libertà, l'autonomia del soggetto, per cui noi non possiamo... democraticamente, in una società democratica non si potrebbe imporre questo tipo di modifiche, che siano di ibridazione cyborg, che siano di potenziamento morale o editing genetico,
a individui che non hanno espresso un consenso per farlo, quindi no, il consenso informato e la libertà, l'autonomia, l'autoproprietà che il soggetto ha di se stesso. Da questo punto di vista l'etica liberale ci dice che noi possiamo potenziare il soggetto solo nella misura in cui quel potenziamento è sempre frutto, è sempre vagliato da una potenziale resistenza critica del soggetto. Cioè il soggetto deve essere educato, sì, ma deve essere messo nelle condizioni di criticare quella stessa educazione. Se io ti do il pillolone, tu non puoi, in un certo senso, criticarmi il pillolone, perché è come se io modificassi, tra virgolette, la struttura trascendentale biologica del tuo essere morale. Cioè, se io imposto una tua morale a tavolino, posto che si possa fare, no? Siamo nella questione della fantascienza adesso, però a livello di fantascienza si può argomentare di legittimità morale o filosofica, no? Quindi posto che io possa a tavolino programmare la tua morale, renderti una persona buona, giusta e simpatica, in realtà appunto un'etica liberale e democratica ci fa dire, ecco, sarebbe illegittimo. Sarebbe illegittimo perché è come se spogli il soggetto della sua possibilità di dirti no, della sua possibilità di criticare. E in questo senso l'educazione, la filosofica, è l'educazione a questo, cioè l'educazione al pensiero critico e quindi al... in certo senso all'emancipazione del soggetto nei confronti di quelle informazioni che inevitabilmente la cultura gli offre, ma che deve mettere nella condizione di poter criticare quelle stesse informazioni. Sì, criticare con ragione, no? Con razione, perché mi viene, quando tu dici questo, mi viene molto facile pensare che sarebbe la stessa cosa che direbbe un antivaccinista. Cioè, tu mi stai obbligando a fare il vaccino, vai a modificare il mio modo di esistere e mi ci costringi perché e non mi dai il modo di oppormi, di dire io dico di no. Ovviamente in questo momento, anzi, è impossibile obbligarli, perché l'obbligo scatenerebbe il panico, via dicendo, proprio per quello che dici tu. Cioè, è particolarmente corretto quello che dici. Sì, sì, è problematico, ovviamente. Sì, esatto, può essere... paradossalizzato nella figura dell'antivaccinista, in cui la scelta dell'individuo va a ledere un po' tutta la comunità, nonostante sia di fatto la possibilità di manifestare una propria opinione, un proprio punto di vista, è una cosa che io ritengo sacra, ma che effettivamente rischia di... Nel momento in cui viene fatto male, lo scetticismo è problematico. Perché qui, è un'arma. Qui c'è un problema complesso, no? Siamo nell'ambito della biopolitica, della democrazia, cioè del rapporto tra scienza, esperti, le decisioni politiche, e appunto poni un nodo cruciale, no? Cioè dell'antivaccinista. Allora, in un certo senso, non tanto l'antivaccinista, ma diciamo così l'indeciso, ok? Io sarei anche in grado di comprenderlo, non di giustificarlo, condividere la sua posizione, ma di comprenderlo alla luce del casino comunicativo che le istituzioni hanno fatto. Quindi alla luce di quel casino comunicativo non si può nemmeno più colpevolizzare l'individuo scettico e così via. Ma in uno scenario ideale di perfetta comunicazione pubblica e perfetta educazione scientifica non esisterebbe l'antivaccinista. Chiaramente è una situazione ideale, no? Chiaramente. Tu dici? No, no, beh, ma ideale nel senso non migliore, no, ma ideale no, nel senso di no, no, non sull'ideale. Dico, mi stupisce il Cosa? Fatto che tu ritieni che all'interno di una società in cui sia stato perfettamente descritta la questione, qualcuno sarebbe, non esisterebbe nessun antivaccinista. No, no, chiaramente no, perché la condizione umana non è razionale, quindi lì si pone il problema, cioè, lì è un circolo vizioso, per cui in realtà noi sappiamo... Sì, no, perché scusami, ma mi hai proprio fatto... mi hai acceso un... No, non triggerare nel senso di arrabbiare, mi hai proprio acceso un ragionamento, perché sì, sì. A questo punto mi viene il dubbio. E quindi coloro che sono terrapiattisti ritengono o hanno vissuto male la spiegazione della sfericità della Terra, o comunque della struttura nella tua, per come hai posto la questione, cioè per come hai messo... Hanno vissuto male in che senso? Nel senso, la narrazione che hanno ricevuto, quindi l'educazione che hanno ricevuto riguardo alla forma della Terra, non è risultata abbastanza sbagliata da fargli credere che sia una narrazione falsa, come gli antivaccinisti ritengono sia una narrazione falsa quella che dovrebbe spingerli a vaccinarsi. È una domanda, no, che ti pongo. No, secondo me è un'impostazione troppo semplicistica della questione. Cioè, sappiamo che i complottisti sono... soprattutto per persone che hanno bisogno di un riconoscimento esistenziale. Sì, e no, quindi... ok.
Io parlavo proprio di quello convinto, cioè la persona si convince che gli stanno mentendo, che è per l'appunto quello che io vivo come lo scettico che adopera male lo scetticismo, cioè che indirizza la domanda solo dove vuole lui. No, in realtà è uno scettico, è un dogmatico. Quindi esatto, non è per quello è uno scettico che crede di esserlo, ma sta sbagliando. Sì, sì. E quindi sì, non lo so, è un tema affascinantissimo, in questo senso. Come è un tema complesso. Comunque sì, il punto è che noi non siamo solo ragione, no? Non siamo solo argomenti razionali, e questo è poi la matrice di tutti i problemi sociali e così via. Cioè, perché se fossimo solo agenti razionali, ti faccio la dimostrazione scientifica, ti do la dimostrazione scientifica e siamo tutti contenti, tutti d'accordo, ma non è così. Ed è qui che poi si giocano alcune proposte proprio di moral enhancement o di enhancement cognitivo, vanno in questa direzione. Cioè, alcuni teorici dicono: abbiamo delle sfide epocali. In gioco c'è l'esistenza stessa dell'umanità sul riscaldamento globale. Ci metto dentro anche le armi nucleari, anche se non c'entrano un cazzo, perché insomma sono poche potenze, non è certo il cittadino che decide se usare le armi nucleari, no, però vabbè. Quindi parliamo delle questioni stringenti. Sul riscaldamento globale, siamo esseri razionalmente, cognitivamente imperfetti, emotivi, pieni di bias. Cosa possiamo fare? Enhancement cognitivo, potenziamo cognitivamente le persone, facciamo un potenziamento morale e siamo tutti d'accordo. Facciamo un atto autoritario per un bene superiore. Questa è la tesi, ad esempio, di Savulescu. Ho fatto un video anche su questo libro, si chiama tipo Etica, Futuro e Ambiente, sul mio canale, dove tratto questa proposta. Canale che trovate, nel titolo del video, se cliccate sul nome che è in blu, tecnicamente vi porta al canale di Guido. Chiaramente questo si basa su presupposti anche di come funziona la nostra psicologia morale, no? Per cui non è che si fonda su, insomma, assunzioni incontrovertibili, no? Sono tutte posizioni molto complesse e anche molto controverse dal punto di vista morale. Sì, non sono scientifiche, è speculazione ovviamente. Filosofica, è speculazione filosofica. Sì. Certo, scientificamente informata in parte, ma è speculazione filosofica. No, ciò non implica, esatto, che sia bravissimo. È un conto è la speculazione, un conto è la teoria scientifica che può ottenere prova sperimentale. Sì, ma per dire, la psicologia morale è scienza o filosofia? Si definisce filosofia empirica o scienza, cioè è una via di mezzo, nel senso è una scienza umana. Ho avuto una discussione forte in un commento sotto un mio video, non mi ricordo più che video, con un utente che era convintissimo del potermi dimostrare che la psicologia, a suo parere, psicologia tutta, non fosse una scienza. E abbiamo discusso animatamente di questa cosa, ma lui era proprio strenuamente convinto della cosa. Quindi, in generale, non è vissuta necessariamente, ovviamente, nella fattispecie quello che dici tu, ma la psicologia in generale, proprio come una scienza, non è una scienza dura. Però c'è ancora un certo tipo di difficoltà ad approcciarla come scienza. Quando in realtà io sono, a parte un grande estimatore della storia della psicologia, a partire proprio dalle sue origini, ma soprattutto sono anche affascinato dall'impatto che ha avuto la nascita e lo sviluppo della psicologia nel Novecento, perché ha avuto un impatto storico clamoroso, soprattutto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e delle ideologie, perché tutte le questioni del concetto, già Hegel è stato adoperato Nietzsche ed è stato adoperato tantissimo anche Freud, per quando si parlava dell'uomo che, e anche Darwin ovviamente, soprattutto hanno fatto un mischione in epoca nazista. Tu hai mai letto Galen, che è un nazista? Galen, sì. L'uomo della natura, esatto. È un il libro suo posto nel mondo, la roba del mondo. Bravissimo, il suo posto nel mondo. Io ho amato quel libro, perché è l'unico libro che mi ha fatto dire: sto nazista, c'ha ragione. Ovviamente ragione. Ha alcune visioni dell'evoluzione umana, ovviamente antiquate, sono in realtà è lungimirante del loro tempo, bravissimo. Evidentemente del loro tempo, però cosa vuoi? Siccome era nazista, vero? Non è neanche come Heidegger, che puoi dire un nazista è scritto, lui era proprio un nazista, Galen, quindi è difficile citarlo spesso. Ogni al concetto di esonero, no? Cioè l'idea che l'uomo abbia questa capacità di astrarsi dalla situazione attuale e quindi è questa la capacità dell'umano, cioè dell'esonerarsi dallo stato di cose fattuali e il potersi proiettare come compito a se stesso
in quello che abbiamo detto fino adesso, cioè banalmente la tecnica come modificazione dell'ambiente e di se stesso, dell'uomo. Citavi la psicologia come grande propulsore di cambiamento culturale, però in realtà, cioè, certo, ovviamente, anch'io amo la psicologia, io avevo iniziato a studiare psicologia, poi sono passata a filosofia e adesso faccio l'ultimo semestre in scienze cognitive a New York, dovrei partire a fine agosto, speriamo. Però in realtà qui c'è un grande problema, cioè tutte queste rivoluzioni anche concettuali, filosofiche che abbiamo visto a partire dagli anni 90, non sono convinto riusciranno veramente a informare il dibattito pubblico. Nel senso, la teoria della mente estesa, che ti ho detto prima, che ti ho detto, cazzo, ma se noi consideriamo appunto secondo una visione funzionalista della mente, per cui c'è il funzionalismo come assunto fondamentale, e quindi alcuni dispositivi esterni possono funzionare come stati mentali esterni al soggetto, allora ci vorrà una legislazione o un'etica pubblica che faccia sì che quel dispositivo esterno non è semplicemente una proprietà del soggetto, ma è una parte del soggetto che va tutelata in quanto tale. Ok, questo esempio qui, no? Io dubito fortemente che arriveremo a quella direzione. Forse qualcosina in neuroetica per quanto riguarda i processi, no? Tipo incapacità di intendere, di volere. Lì la psichiatria entra molto, perché lì c'è da stabilire, ad esempio, le responsabilità di un soggetto. Ma per altre questioni più controverse, il dibattito di psicologia, di filosofia, di scienze cognitive è talmente complesso e talmente anche basato su speculazione filosofica di cui non abbiamo una prova diretta, cioè si parla in gergo filosofese di sottodeterminazione empirica delle teorie, cioè ovvero noi abbiamo una teoria, può funzionare sul piano teorico, filosofico, bene, ma poi ci sono le prove empiriche, non sono sufficienti, che andranno a informare prassi politiche. Figuriamoci, in Parlamento oggi si è discusso del DLL Zan, al di là del merito della legge, i politici fanno fatica a capire il concetto di genere, figuriamoci a capire il concetto di mente estesa. Quindi, insomma, sono abbastanza sfiducioso della possibilità che queste teorie, questa ideologia cyborg, possa avere delle ricadute. E questo è il problema, perché in realtà una politica informata è assolutamente necessaria, perché se noi vogliamo andare a regolare, a giustificare, regolare, limitare questo tipo di pratiche, abbiamo bisogno di una politica informata. Il problema è che se la politica segue la gente usa il telefono, non lo usa per studiare Wikipedia, ma lo usa per andare a usare Candy Crush. E quindi abbiamo una politica che gioca Candy Crush in Parlamento, fondamentalmente. Povero Candy Crush, cioè diventa... Non c'è più. Infatti, è una roba vecchissima ormai. È una roba vecchissima. Io non ho mai giocato ai giochi del telefono, però... Mi viene in mente, è l'esempio quello. Tipico. Sì, no, l'esempio vabbè, boomer. Io sono boomer dentro. È giusto, il discorso che fai è giusto, soprattutto sulla politica che non... Però sai, io con la politica ho difficoltà a essere particolarmente severo, perché noi siamo un paese anziano, sia io che te, tu sei molto più giovane di me, 10 anni meno di me, però siamo comunque entrambi relativamente giovani, soprattutto io relativamente e tu particolarmente giovane, e quindi conosciamo il mondo della... proprio il mondo internet, non solo come mezzo, ma proprio come mondo in cui culturale. Si conosce. Esatto. Allora. Come fosse una parte del paese, noi viviamo anche i nostri social e le nostre bolle di internet. E quindi conosciamo un po' in che direzione sta andando, soprattutto sui temi del gender, come dicevo prima, anche del femminismo, del ruolo della donna, espressione dell'altro secolo, però della donna come elemento che necessariamente deve diventare paritario, perché è quello il cammino verso cui ci stiamo indirizzando. Però i politici di fatto sono votati principalmente dagli anziani, cioè noi abbiamo, soprattutto in Italia, cioè questo Italia e Giappone in questo senso sono i più indietro e rimarranno i più indietro a livello morale, perché siamo minoranza, siamo meno noi giovani, o comunque che percepiscono, le persone che percepiscono questa parte del mondo che è importantissima e che rimane lì, non riusciamo e non abbiamo il modo di imporre la nostra visione, non l'avremo finché non saremo noi vecchi, e quindi noi rappresenteremo i vecchi valori quando i giovani si lamenteranno di qualcos'altro, non ci sarà l'internet, l'internet in tre dimensioni, che ho appena coniato ed è già registrato. C'è già la realtà virtuale... Sì. E poi in realtà se ci pensi ogni cosa porta al sesso, cioè penso alla realtà virtuale, al VR, dici?
Sì, esatto, la realtà virtuale è quella lì. Io ce l'ho il VR per la PlayStation, l'ho usato una volta Sì, con la certo, per la famiglia. PlayStation, certo. Sì, ti giuro, No, il sto scherzando, VR. dicevo perché sì, gli utilizzi portano sempre all'utilizzo per il No, sesso. no, io appunto volevo sottolineare il fatto che non l'ho mai adoperato in quel Ok, modo, cioè io al massimo ho giocato a quel gioco lì in cui ti chiudono nella gabbia, vai sotto con lo squalo e devo dire la verità, mi sono anche particolarmente spaventato, infatti il VR è chiuso nella scatola, ho un bellissimo regalo usato una volta. però tornando al concetto cyborg, realtà virtuale e manifesto cyborg di Donna Haraway, e il concetto di sesso, no? Lei riflette molto su questo, cioè per Donna Haraway il concetto di cyborg è uno scalpello che distrugge le dicotomie tradizionali, appunto, no? Sesso, genere, uomo, donna, corpo, mente e così via. E quindi c'è tutta la riflessione anche sulla dimensione sessuale, cioè pensa come, ad esempio, no? I sex toys già adesso ci rendono cyborg dal punto di vista erotico. Cioè, nel senso che noi, ma già anche gli in parte gli animali, non so quanto lo facciano le scimmie, però, cioè, il fatto di utilizzare strumenti e dispositivi o esterni o che possono essere ibridati a corpi, va a plasmare la nostra identità sessuale, il nostro orientamento sessuale, no? E potenzialmente anche la nostra identità, non per forza identità di genere, quanto autorappresentazione, autocostruzione di un immaginario sessuale. E questo si ricollega al film Crash, no? Cioè di come la macchina entri nella dimensione erotica e quindi profonda dell'essere umano, no? Cioè la dimensione dei desideri inconsci, dell'immaginario, della rappresentazione che ho di me stesso, dell'incontro con l'altro. Cioè, se ci pensiamo, già i sex toys sono una forma di estensione non cognitiva, non corporea, ma sì, in parte corporea, ma appunto erotica del nostro rapporto con l'altro. E, per cui appunto possiamo avere, sempre pensando alla doppia forma di tecnologia, no? Possiamo avere il rapporto virtuale transumano di OnlyFans, per cui c'è un rapporto di mercificazione reciproca, per cui ad esempio, non so, pensiamo al rapporto che c'è tra il produttore di contenuti o produttrice di contenuti e il cliente. È un rapporto spesso di degradazione reciproca, no? Cioè, secondo me, è il lato brutto di questa visione di mercificazione della sessualità, nel senso che cioè, il consumatore viene visto come uno sfigato, un pervertito a cui io vendo le mie foto dei piedi, mi faccio i miei soldi, buonanotte, no? Quindi c'è questa mercificazione, questa dimensione, se vogliamo, anche moralmente degradante. Mentre dall'altra parte l'ibridazione erotica con la tecnologia, con la tecnica, può portare in realtà a potenziali forme di anche benessere psicologico, no? Di potenziamento, di espressione, di libertà. Cioè, sono le doppie facce della tecnologia. Cioè, da una parte potenziale perdita di sé, alienazione, dall'altra potenziali creative, libertà espressive, fare nuove forme di esperienza. Cioè, alla fine è questo. Cioè, il fatto che l'essere umano da sempre crea e progetta modi per fare nuove forme di esperienze. Quindi c'è tutta la dimensione estetica, ma appunto la dimensione sessuale. Questa è una riflessione che mi aveva stimolato l'idea del cyborg da questo punto di vista. Ti dirò, anche lì già ne vediamo molte in questo senso. Lo stesso OnlyFans, come esempio che hai preso tu, è validissimo in quel senso, ma non solo OnlyFans, cioè tutti i siti per adulti, possiamo dire, che sono esplosi ben dopo la mia adolescenza, mio malgrado, posso dire, cioè quando ne avrei veramente avuto bisogno, non avevo ciò di cui necessitavo. Però detto ciò, è un qualche cosa che effettivamente ci può far ragionare sul fatto che lo stesso erotismo, lo stesso sesso proprio vero e proprio sta modificandosi, sta cambiando, ovviamente come è cambiato spesso, immagino, nel corso del tempo, anche lì, storia non mi La ricordo se l'ho sessualità. fatto. Sì, c'era però della sessualità, della perversione e della devianza, storia della sessualità, della perversione e della devianza. E lì non era un esame, era una conferenza, e veniva Ma analizzato di il chi è? modo. No, non me lo ricordo, l'ho visto all'università, erano tipo Ma quattro pensavo citassi professori. un'opera di Foucault sulla storia della No, no, sessualità. no, Ok. no, 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 era una conferenza in cui veniva citato Foucault, Sì. però era una conferenza in cui c'era uno psicologo e poi due dell'Università di Filosofia in cui si ragionava su come il concetto di devianza e quello di perversione siano evoluti nel corso del tempo in modo clamoroso. Cioè quella che per noi oggi è la normalità era una devianza per gli
non per gli antichi, per i medievali, ma anche per le persone di 500 anni fa, cioè ad esempio il sesso al di fuori del matrimonio, che oggi è la super normalità, per le nostre trisnonne già sarebbe stato qualcosa di quantomeno deviante, mentre invece la perversione tende, e anche lì è curioso, tende a rimanere più cristallizzato, è un qualche cosa che rimane visto sempre dalla parte del popolo, della maggioranza, come qualcosa di negativo, anche se pure il contenuto all'interno della perversione cambia nel corso dell'epoca. Un esempio mi viene in mente, tu hai tirato fuori OnlyFans, però anche lì sarebbe interessantissimo, io di questo non ho trovato niente, però mi incuriosirebbe molto, un'analisi filosofica di quelle che sono ad oggi le, chiamiamole devianze, più che perversioni, come ad esempio mi vengono in mente tutte quelle cose che a me fanno molto sorridere, quindi non ti so dare un BDSM. BDSM. No, quindi non so cosa sia questa sigla. Io No. pensavo al furry, cioè alle persone vestite da animali, da Ah, beh, il roditori. BDSM invece è tutto quello sulla violenza, il legarsi, quelle cose lì Ah, ok. che anche. Allora gli snuff movie, che però non so se esistono davvero. Io ne ho letto in un libro, in un romanzo. Gli snuff movie sono quelli tipo video porno in cui alla fine la tipa viene uccisa. E questo romanzo, ma dovrebbe essere finto, credo. Non Speriamo. so, ovviamente noi ci dissociamo da entrambe le cose, quindi non mi Sociale, sì, mi permetto di dire. dissocio. Mi Quindi mi sa dissocio che è caso. dagli interessi birichini del dottor Sedrei, mi No, dissocio. ecco, vedi, no, Sto proprio quello scherzando. non doveva essere detto. No, comunque sono quelle cose che effettivamente, nonostante sia finzione, rappresentano il rapporto con la finzione. Cioè, se questa cosa, che tra l'altro, come c'è il legame di cui abbiamo anche accennato prima, tra Eros e Thanatos, quindi il legame tra amore e morte, viene portato all'estremo, tramite che cosa? È quello il problema, è il come. Se lo fanno i greci, ma neanche se lo fa Shakespeare, con Otello, che per gelosia uccide Desdemona e viene fuori che la strozza, no? Quindi semplicemente il corpo di Desdemona è lì fermo a teatro e sai che è finto. Se tu lo vedi in video, quello stesso atto, cioè il fatto di vedere qualcuno che viene strozzato, se viene reso in maniera più verosimile, diventa veramente un po' problematico dal mio punto di vista. Sì. Nonostante io sulla morale, come ti ho detto, ho difficoltà a mettere paletti, in questo senso, no? Sì, mi ricorda Videodrome, che è esattamente quello, no? Sì, In Videodrome sì, 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 sì. di Cronenberg, cioè, ci sono questi video di perversione sessuale, violenza, tortura, uccisioni che modificano la nostra cioè, la percezione della realtà. Cioè, Videodrome è un luminare, cioè, illuminare Cronenberg ed è lungimirante quel film perché appunto no, lì si dice. Lo schermo è parte della realtà, l'occhio della televisione fa parte della strumentazione del nostro apparato biologico, dell'organismo, no? E dice come appunto quella visione di quelle scene poi plasma, il soggetto plasma la sua visione, la sua percezione della realtà. Quindi sì, da questo punto di vista la potenza del video come mezzo mediale è straordinaria, no? Cioè, pensiamo alle prime tecnologie dell'immagine. La prima tecnologia dell'immagine è, se ci pensi, lo specchio. Cioè, tecnologia naturale, nel senso che il soggetto vede la propria immagine riflessa, no? Nel momento in cui hai autocoscienza, solo pochi animali si riconoscono allo specchio, poche scimmie antropomorfe e noi esseri umani, no? Ma anche altri mammiferi. Però questa capacità di Partigiani. riconoscersi allo specchio è una prima forma di tecnologia, come direbbe Foucault, tecnologia del sé, che appunto viene poi sviluppata lentamente nella cultura umana e che adesso appunto attraverso noi non siamo solo tecnologia dell'informazione, perché l'informazione è ciò che sta sotto il computer, noi non vediamo i flussi di informazioni, noi vediamo immagini. Quindi da una parte abbiamo nella rivoluzione digitale è da una parte dal punto di vista, diciamo così, di immagine scientifica, come direbbe Sellars, processi di informazioni, computazioni, algoritmi. Ma noi, nella nostra immagine manifesta, quindi in quella della nostra esperienza fenomenologica del mondo, noi non facciamo esperienza di algoritmi, noi facciamo costante esperienza di immagini che plasmano costantemente il nostro immaginario, quello che siamo, come ci rapportiamo agli altri. Certo. Beh, allora, guarda, su questo tema del rapportarsi agli altri, Sì. beh, innanzitutto salutiamo Gaia, che è passata a salutare Gaia Conti, Ciao, che ciao è anche Gaia. tua grande amica, o amica, non so, iperamica come preferisco, o transamica, non... Per adesso transamica perché non ci siamo ancora incontrati di persona, però sì.
Ti volevo citare questo, però viene tagliato, che di fatto cita una porzione di quello che ho detto io. Cioè, è buffo che lei dica, lei sono io, le nostre nonne, le donne di solito sono quelle più resistenti ai cambiamenti della morale, che secondo me non è vero. Cioè, io sono abbastanza in disaccordo, è vero che ho detto le nostre nonne, ma più che altro perché ho in mente, io non ho avuto nonni uomini vivi, io sono nato e l'unica nonna che avevo viva era mia nonna paterna, purtroppo ad oggi ha raggiunto tutti gli altri miei nonni, per cui io tendo a dire le nonne, non dico i nonni, quindi credo sia una questione mia personale. Ma al contrario, io ritengo che non siano così resistenti ai cambiamenti della morale le donne. Può essere che Le lo donne o le fossero. nonne? Le Così. donne, dice, di Ah, solito ok. sono quelle più. Cioè, le donne di solito sono quelle più resistenti ai cambiamenti della morale. Scusa, ma viene tagliato se lo metto in coso qui. Non so perché, vedi? Ok. Ah, Ah, no, non ok. è vero, non è vero. Secondo me, io Lo non sono sentivo. d'accordo con l'idea che le donne siano più resistenti, anch'io. Anzi, Soprattutto oggi. sono quelle che hanno maggior potenziale trasformativo proprio essendo stato storicamente il soggetto discriminato, no? Cioè, Bravo. a chi si rivolge Foucault nella storia della follia? Si rivolge ai cosiddetti altri. I cosiddetti altri che non solo Foucault, ma anche Marcuse, no? Cioè, tutto un pensiero comunque che vuole essere rivoluzionario, di cambiamento, si rivolge costitutivamente alla donna, ai discriminati, perché è da lì che può emergere il potenziale trasformativo ed è lì che opera un pensiero critico, potenzialmente, più che magari in altre forme di ruoli sociali che magari stanno, si accontentano dello status quo. Poi è anche vero Certo. che ci sono le donne che hanno contribuito attivamente a particolari divisioni di ruoli e così via. Cioè, per cui appunto non è che il patriarcato è stato deciso a tavolino dagli uomini, si sono messi lì, hanno spartito l'Africa e si sono detti: ah, beh, le donne ti facciamo fare questo e noi facciamo quello. Qui, cioè, Ah, ovviamente ok. Sì. No, leggevo che adesso ha risposto è. e lei intende qui. Chi sono state quelle che si sono opposte più ferocemente alla minigonna? Però secondo me qui tu, Sabrina, in questo senso fai un po' un ragionamento più, come si può dire, a posteriori. Cioè tu parti dal esempio specifico, che può essere quello della minigonna, per poi andare a trattare della generalizzazione. Va detto, secondo me, a onor di fede del tuo genere, che l'epoca della minigonna era un'epoca, come lo è anche oggi, però secondo me di più, in cui venivano inculcate fortissimamente determinati criteri morali, per cui la donna doveva essere in un determinato tipo e non in un altro. E la minigonna in quel senso rappresentava proprio una rottura con la moralità antecedente, no? Abbiamo visto, è da poco morta Raffaella Carrà, a cui mandiamo un grande saluto ovunque ella sia, che ho riletto questa cosa che conoscevo da quando ero bambino, non ero presente ai tempi, dell'ombelico, che rappresentava la rivoluzione clamorosa dell'ombelico in televisione, che per noi sembra veramente una cosa a dir poco ridicola Sì, il sì, sì. mostrare l'ombelico. Per cui, come dire, ogni epoca storica ha i suoi insegnamenti e le cose che vengono inculcate, soprattutto al genere femminile nella storia, perché le persone che subivano maggiormente, come giustamente detto anche te, Guido, erano ovviamente le donne rispetto agli uomini. Certo. Comunque, non lo so, se ci sono delle domande specifiche, se no mi viene in mente, come per chiudere un po' il cerchio, potremmo tornare alla domanda che ti avevo posto all'inizio, no? Sull'uomo. Però che cosa significa essere umano? E, nel senso che se ci pensiamo, tu hai dato una definizione umanistica, no, tu hai detto medievale, però in realtà era già umanistica, cioè pensiamo a Pico della Mirandola, cioè l'idea che ci sia questo regno di mezzo umano che può o cadere nel regno delle bestie, del bruti, oppure elevarsi al regno degli angeli. Ed è questa la caratteristica dell'essere umano, la sua libertà, la sua autodeterminazione e la sua perfettibilità. E quindi, da questo punto di vista, l'umanesimo aveva già in sé questa tendenza al perfezionamento del transumanesimo. Cioè, il transumanesimo che cos'è? È questa sete di perfezionamento, di immortalità, liberato da quelle sovrastrutture ideologiche che in un certo senso l'umanesimo e il Medioevo ancora avevano, quindi una visione religiosa del mondo, no? Quindi nella misura in cui abbiamo solo sete di trasformazione, abbiamo solo sete di potenziamento, vengono meno, possiamo così, Dio muore, l'uomo muore, c'è la trasmutazione dei valori. A questo punto l'essere umano è in questo transito, è questa appunto dicianamente, questa bestia che è in un transito, ok?
qual è il rischio, tra virgolette, no, proprio pensando a Nietzsche, no, del transumanesimo? Il rischio del transumanesimo è di rimanere in un nichilismo passivo, cioè nel porsi come semplice e mera e pura distruzione dei valori precedenti, fare piazza pulita dei limiti, dei difetti che ci caratterizzano in quanto esseri umani biologici, quindi superiamo tutte le malattie, superiamo il problema della morte, ok? Ascendere a questa dimensione nuova dell'esistenza e poi, cioè nel senso, questa tendenza, no? Che rischia appunto in una visione transumanistica di scientista o comunque fideistica, no? Di scientismo fideistico, che rischia appunto di cadere in questa forma di nichilismo passivo. Qual è, in un certo senso, la cura? Cioè, secondo me, banalmente, la cura, la soluzione sarà, che appunto vengo da una settimana di pratiche filosofiche, ma è la filosofia. Nel senso che la filosofia diventa intesa come matrice dell'umano. Cioè, tu hai dato una definizione dell'uomo come perfezionamento di sé, no? Io, se devo dare una definizione di essere umano, proprio all'osso, cioè, nel senso che sappiamo l'essere umano, definirei in senso lato, io lo definirei come, non so, essere animale, frutto di evoluzione biologica, culturale, sì, sì. Bla 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 bla, no? Ma se vado all'osso, quali sono i due elementi che sono sia cognitivi che esistenziali dell'essere umano? È l'essere presente a se stesso, no? Mm-hmm. Fare esperienza di se stesso, quindi una dimensione cognitiva e fenomenologica, no? Il fare esperienza di un sé, e allo stesso tempo avere capacità di relazione intersoggettiva con l'altro. Quindi appunto dimensione di relazione critica, consapevolezza critica di sé e capacità di rapporto intersoggettivo con l'altro. Questo, secondo me, è il nucleo essenziale dell'essere umano nelle sue varie forme biologiche, bioculturali o biotecnologiche che noi possiamo avere. E quindi, diciamo così, banalmente, tutti i problemi, i rischi esistenziali, morali e così via, si curano nella misura in cui noi curiamo questa dimensione dell'esistenza. La dimensione del rapporto critico con se stesso, che non deve essere perso, non deve cadere nell'alienazione, e della capacità di incontro autentico con l'altro. Nella misura in cui noi esercitiamo un pensiero filosofico e critico che curi queste dimensioni, che ci eserciti in queste dimensioni, allora potremo anche diventare cyborg, ma saremo ancora umani nel senso esistenziale del termine. Quindi tu ritieni, e su questo in realtà sono abbastanza d'accordo con te, che non si... Cioè, quando tu dici muore l'uomo, muore una porzione dell'uomo, però poi l'uomo rimane anche nel momento in cui trascende i suoi stessi... muore una costruzione di uomo. Cioè, il concetto di uomo come il concetto di natura sono costruzioni... Muore un suo stadio, no? Muore un suo stadio, morto l'Homo sapiens. Sì, muore un discorso storico sull'uomo, diciamo così. Un discorso storicamente condizionato e politicamente informato. Su questo non lo so, mi sono combattuto, perché non so dire se sono d'accordo né se non sono d'accordo, perché è una cosa che non mi ero posto come domanda, il fatto che l'uomo stesso vada a scomparire oppure no. Io credo di essere vicino alle tue posizioni, però al contempo il fatto di proprio andare oltre, di non essere, cioè quindi come dici tu, di non avere più lo stesso rapporto con la società, cioè di cambiare completamente il me e il te, e il rapporto che tra me e te si viene a creare, è quello, potrebbe anche dare atto a un... Non ho capito cosa hai detto, cioè forse mi sono spiegato male. No. Allora, credo di averti compreso bene e di essermi spiegato malissimo io. Io intendo dire, nel momento in cui tu dici che il discorso politico stesso sull'uomo, cioè il ragionamento stesso dell'uomo, dovesse acquisire dovesse proprio radicalmente cambiare perché è cambiato l'uomo, okay. A quel punto cambia, però nella tua ottica, o almeno da quello che ho capito, diviene un mero proseguire nella direzione che l'evoluzione o il tempo o quello che è ha spinto l'uomo a diventare, ok? Quindi è il suo stadio successivo. Quello su cui mi sto interrogando io è quanto i due stadi, cioè quello in cui noi, di cui ancora facciamo parte e quello a cui ci stiamo avvicinando, possano essere oggetto di cesura tra loro, cioè possono essere divisi, perché in un certo senso nel momento in cui c'è una cesura talmente forte come può essere quella tra noi e per appunto l'Homo habilis, è ontologicamente differente il modo di esistere.
Ok? Sì. Quindi potremmo anche considerare che l'uomo muore a quel punto. Muore senza però essere di fatto morto. Capisci? No, condivido l'idea. Sì, sì. Più che altro usare il concetto di uomo che muore è una metafora, non c'è più che una metafora, è un linguaggio più letterario che ovviamente sì, scientifico, sì, no? Quindi ovviamente. Fa un po' scena, fa un po' scena. Però chiaramente Homo sapiens, come ogni specie, ha un'esistenza continua nel tempo, non discreta. Cioè non c'è il momento che, ah ok, è morto oggi l'uomo, segniamocelo. No, è un processo graduale. Però appunto, in realtà poi l'essere umano è tale proprio nella misura in cui ricostruisce, rinarra costantemente se stesso. Quindi l'uomo sa questa trasformazione in cui le pratiche, le filosofie, i film, avranno costruito una nuova, o comunque gradualmente, una visione dell'uomo che sarà introiettata e così via. E poi chiaramente, anche arrivati a quello stadio, ci saranno i conservatori, i boomer, che dicono no, fermiamoci qua, non andiamo oltre, e ci saranno gli Elon Musk che vogliono andare ancora oltre. Poi chiedersi se quello stadio sono ancora umani, postumani, cyborg, diventa quasi una disputa terminologica a quel punto, no? Cioè, sì, allora, in parte sì, in parte sono convinto di sì, perché tutto il discorso che abbiamo fatto prima, cioè, mi trova d'accordo sulla gradualità dell'evoluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Però io, sotto il punto di vista soprattutto scientifico, io sono cuniano in quel senso. Cioè, io sono convinto che le rivoluzioni, sia scientifiche che culturali, siano di fatto rivoluzioni. Cioè, ci sono dei momenti in cui si passa dal giorno A al giorno B, nel senso, c'è quell'avvenimento che ti cambia il paradigma scientifico, come direbbe Kuhn, e ti cambia anche il paradigma culturale. Per farti un esempio, l'anno scorso in America c'è stato la morte di George Floyd, ok? Sì. Quello secondo me è un momento di rivoluzione culturale. La cosa è, credo di Lo spero, lo spero. Forse sì. Comunque, mettila così, è un esempio. Effettivamente, recente che non vale molto. La caduta del muro di Berlino è più facile. È una rivoluzione culturale. Quello è un momento in cui le cose sono effettivamente cambiate per quanto riguarda la guerra fredda. E il mondo è cambiato da un giorno all'altro. Però secondo me c'è una differenza nei grandi eventi storici o sociali, come quello di Floyd, che è storico-sociale, insomma così, una divisione che non è, però, e le rivoluzioni scientifiche, perché le rivoluzioni scientifiche sono rivoluzioni sì culturali anche, ma comunque elitarie. Cioè, il darwinismo non è ancora accettato dalla maggior parte della gente, è a 150 anni. La maggior parte della gente, no, non da tutti, diciamo, non da tutti. Però ma in realtà, nel senso, accettare le implicazioni filosofiche dell'evoluzionismo, perché uno può anche accettarlo superficialmente, ma se poi vai a indagare le sue credenze, socraticamente, se vai a indagare le sue credenze, si pensa ancora che l'anima sia qualcosa di magico, si pensa ancora che, ma sì, noi andiamo, cioè, accettarlo a livello profondo e filosofico, che è quello che poi informa la visione del mondo, politica e culturale, per cui, sì, anche, per dire, relatività, ok? Meno male tutti accettano la relatività, perché dicono, ma sì, va bene, lo spazio e il tempo sono relativi, non capiamo bene anche bene che cosa significhi, lo accettiamo, vabbè, ci saranno dei newtoniani ribelli ad Einstein, però bene o male quello non va direttamente, cioè, va a intaccare le nostre tecnologie così, ma non va a intaccare le nostre credenze profonde su noi stessi, sulla morte e così via. Mentre alcune rivoluzioni, soprattutto quelle che riguardano cosa è l'essere umano, sono molto più difficili da accettare nelle loro implicazioni filosofiche profonde. Quindi, anche se le rivoluzioni scientifiche procedono epistemologicamente per spaccature, poi le trasformazioni culturali sono molto più lente. Sono d'accordo, in verità. Cioè, è vero, io ho detto l'opposto prima, però sono d'accordo quando dici che... io sono convinto che ci siano degli eventi che rappresentano la cesura, però hai ragione che poi quella cesura spesso ha bisogno di tempo per sedimentare, per diventare effettivamente paradigma, cosa che invece nella scienza, nel momento in cui una teoria viene confermata come la più coerente con il sistema, a quel punto diventa effettivamente paradigma scientifico al posto di quello che c'era prima, quindi avviene nel momento in cui viene accettata. Il parallelismo c'è, non c'è, sì, ti do ragione, hai effettivamente... Poi sono processi cioè, in parte analoghi, in parte diversi, nel senso che la negoziazione scientifica avviene all'interno del dibattito scientifico, che ha le sue regole, che ha le sue strutture, i suoi bias, i suoi errori, ma insomma, strutture, no? Sì. Regole del gioco, diciamo così,
mentre le regole del gioco del dibattito sociale sono molto più confusionarie. Perché? Perché non si discute di questioni di fatto, ma si discute di questioni di valori. Per cui appunto anche lì arrivare a dire sì, questo è il paradigma accettato, caiossi, cioè caiossi vuol dire avercene in dialetto reggiano. Infatti non conoscevo, nonostante le mie esperienze bolognesi. Sì, hai ragione, anche se in parte magari non si possono definire rivoluzioni, però ci sono determinati momenti e determinati movimenti proprio dell'uomo in quanto animale sociale, che secondo me negli ultimi tempi stanno dimostrando che determinate tendenze, magari nel lungo periodo, però sembrano quasi inevitabili. Io inizio ad avere la convinzione che determinati passaggi nello svilupparsi di una specie razionale, come dovrebbe quantomeno sulla carta essere l'uomo, sembrino quasi proprio passi che io vedo come obbligatori. Sei un po' hegeliano in questo? No, infatti è proprio quello che volevo evitare che venisse fuori. No, perché io sono... A me affascina la teoria di Hegel, nonostante io non gli dia grandissima... fiducia a livello di verità, cioè è bella da leggere, non so quanto sia vera, però nel momento in cui una specie razionale, quindi a prescindere da spiriti del mondo e affini, proprio la specie razionale, quindi che raggiunge la capacità logica e anche morale, etica e sociale, ci sono determinati passaggi come ad esempio l'eliminazione delle divisioni, quelle che tu hai detto prima riguardo al futuro, cioè la classe sociale biologica. Okay. In realtà, secondo me, è tipica del passato soprattutto, perché il razzismo, il sessismo, soprattutto nei confronti delle donne, il non riconoscere il gender e cose affini, e tutti i tipi di barbari, cioè per i greci i barbari, tutti coloro che non parlano la mia lingua, che è una cosa incredibile oggi, ma era così, chi non parla la mia lingua è barbaro. Tutti questi movimenti, cioè l'andare a eliminare queste differenziazioni, quelle religiose, ma e tutte quelle che possono esserci, sembrano, secondo me, momenti necessari nella crescita e nello sviluppo di una specie che voglia definirsi veramente razionale. Poi magari... No, secondo me c'è da una parte il cosiddetto esplosioni cognitive, no? Cioè le esplosioni cognitive sono quei momenti di innesco, di processi a feedback positivo, che diventano incrementali e esponenziali, no? Perché appunto... E sono innescano processi di grande cambiamento e appunto possiamo anche definirle rivoluzioni. Appunto il linguaggio, poi la scrittura e poi la scienza. La scienza è stata, perché poi il sapere umano, bene o male, era quello, procedeva, sì, speculazione filosofica, ma poi il grande boom è stato la scienza, cioè il metodo scientifico, no? Il metodo scientifico in effetti produce questa sorta di, come dici tu, superamento delle discriminazioni, ma in che modo? Cioè, in un certo senso la scienza uniforma i piani della realtà, cioè ci mostra che siamo, diciamo così, è un'operazione riduzionistica, per cui se l'uomo da sempre costruisce narrazioni in cui costruisce divisioni ideologiche, per cui no, noi siamo bianchi, siamo più fighi di voi, e costruisco una pseudoscienza che giustifichi queste mie costruzioni qua e su e giù, nel momento in cui la scienza viene operata in profondità, va necessariamente a destrutturare quelle credenze, strutture ideologiche, sovrastrutture ideologiche che giustificavano anche divisioni di potere. Perché? Perché la scienza, diciamo così, tra virgolette, non gliene frega un cazzo dei nostri valori. Ed è quello il Su discorso. questo non sono per niente d'accordo, sai, Ah, c'è. perché io ho la convinzione, e questa mi è veramente difficile a morire, che ad oggi sia impossibile per uno scienziato, ma veramente impossibile, venire fuori con una teoria, magari anche, cioè ricevere i fondi per sviluppare una teoria per cui i neri sono meno intelligenti dei bianchi, come specie. Capisci quello che sto dicendo? Cioè, è Sì, una sì, sì, cosa sì. Se assolutamente lui ha questa non. teoria, non riceve Lui ritiene finanziamenti. questo, voglio studiarlo, non lo posso fare oggi, perché oggi è una cosa che non esiste. Magari non lo puoi fare in Cina, che ne so, ma nell'Occidente che conosciamo noi non è un qualche cosa di accettabile, perché è contro il senso morale. E io ho la percezione che, da post seconda guerra mondiale, ed è molto lecito che sia così,
determinati tipi di temi non siano non oggetto di interesse, perché uno può anche farsi la domanda, ma non siano proprio cose su cui si vuole. Però se ci pensi è un danno al dibattito stesso, se ci sì, pensi. Sono d'accordo che è un danno, ma sì, no. Condivido l'idea di una irregimentazione morale della ricerca scientifica, quando dico la ricerca scientifica se ne frega i nostri valori, tra virgolette non intendevo, come hai fatto giustamente notare, la ricerca scientifica socialmente, strutturalmente, politicamente informata, quindi la reale ricerca scientifica, cioè quella che viene praticata dagli esseri umani, no? Ma per ricerca scientifica intendo la scoperta di come funziona il mondo, per cui che a cui noi ambiamo, no? Cioè la nostra ricerca scientifica dovrebbe ambire a essere la scoperta di come funziona il mondo. Poi è chiaramente socialmente, culturalmente, moralmente informata, ma idealmente dovrebbe essere un incontro con il mondo. Quello intendevo, cioè quando incontriamo veramente il mondo, le nostre sovrastrutture, se devono cadere, cadono. In un certo senso, no? Poi magari noi non lo vogliamo. Non sono d'accordo. No, cioè, sono d'accordo. Sono d'accordo. Okay. Che sarebbe così. Cioè, nel momento in cui si potesse effettivamente cercare dappertutto, probabilmente sarebbe così. Quello scienziato ipotetico di cui parlavamo prima, ma in generale proprio tutti. Cioè, io vorrei capire chi ha la possibilità ad oggi di cercare, non so se l'hai visto, perché prima mi hai dato un buon feedback su Barbero, quindi forse hai visto tutto il discorso sulla razza, in cui Barbero fa da mediatore tra Barbuiani e Odifreddi. Odifreddi, bravissimo. È vero che lui dice ogni due parole, è vero, e poi va avanti. Quel discorso lì, secondo me Odifreddi portava avanti una tesi estremamente così, non scientifica, però intelligente, e lo scienziato di fronte a lui continuava ad arroccarsi sullo status quo delle cose. Ma quello che dicevo di Freddy credo sia proprio un po', che tra l'altro anche ho notato adesso, sì, anche Gaia. Sì, ti ha supportato e mi ha blastato. No, blastato no, però infatti non mettevo il primo, però la verità, siamo d'accordo, dottore, va bene così. Comunque di Freddy portava un po' questo, perché diceva sulla razza è impossibile ricercare oggi, perché il concetto che è passato senza avere una dimostrazione scientifica, ok, che le razze non esistono, è troppo utile al proseguimento della vita sociale pacifica in cui viviamo. Okay. Sì, ma si basa su un presupposto, sbagliato, che non sia scientificamente fondata l'inesistenza delle razze, mentre Barbuiani dimostrava costantemente che era così. Esatto. Però il discorso di Odifreddi, secondo me, era un pelo più, come dire, complesso. Cioè, non si voleva fermare... Poi magari sto anche... Allo status quo, ma... Sovravalutando. Esatto, ma ha un discorso per cui non si è indagato più di tanto. E secondo me su questo ha ragione. Cioè, perché nessuno vuole indagare? Chi se ne frega? Perché se metti poi che viene fuori che sarebbe scientificamente vero che una razza sia migliore delle altre, non ti sto dicendo che sia così, e magari sono i cinesi, che secondo me sarebbe anche la cosa più probabile. Se ci dovesse essere una razza probabilmente superiore alle altre, sarebbe quella cinese, se esistessero le razze, dove ovviamente si potesse dire così. Oh, ma mi sembra proprio un dibattito posto in questi termini proprio mal posto. Cioè, nel senso... Dimmi. No, cioè nel senso, sono d'accordo che i valori... e anche, diciamo, usiamo questa etichetta del politicamente corretto, possono influenzare programmi di ricerca, finanziamenti e così via. Però, allo stesso tempo, posto in questi termini, il discorso non è un discorso scientifico, cioè è un discorso ancora da, tra virgolette, immagine morale. È di morale. È un discorso morale, quindi c'è proprio... poi è vero che questo potrebbe influenzare determinate pratiche di ricerca, no? Ma però... vedi dove siamo in disaccordo? È proprio il fatto che tu dici potrebbe, perché secondo me lo fa, cioè lo fa tanto. Ti faccio un esempio: mia sorella è biologa molecolare, ricercatrice di biologia molecolare. Lei lavora a Milano, non mi chiedere in che laboratorio, comunque un laboratorio che lavora sul tumore al pancreas. Se non erro, Vale, se sto sbagliando, perdonami. Lei lavora sui ratti, ok? Ogni volta che viene fuori questo discorso dei ratti a pranzo in cui si discute,
c'è sempre e comunque il discorso per cui il lavorare sui ratti è eticamente sbagliato. Ora, capisci che nel momento in cui si va a creare il... io posso essere anche d'accordo sul fatto che sia ingiusto sperimentare sugli animali, cosa che infatti non ritengo corretta, ma è un qualche cosa che l'uomo ha sempre fatto. E capisci che la scienza sta cercando... È un male minore, diciamo, possiamo dire così. Esatto. Anche se la china del male, la cosa dell'argomento del male minore è una china scivolosa. Però, non è bello, infatti, non è mai bello, perché a quel punto il male minore al tempo della Seconda Guerra Mondiale erano gli ebrei, perché anche lì si è sperimentato sugli uomini e tante cose le sappiamo per quello. Però è interessante a questo punto, questo è un discorso molto interessante, cioè quelle conoscenze ottenute sugli esseri umani in modo tragico, disumano, inaccettabile, dovremmo per questo buttarle via? No. E infatti, bravo, era dove volevo arrivare io. È dove volevo arrivare io. Anzi, cioè nel senso, sono state fatte cose tragiche e disumane, ma sarebbe ancora più tragico e disumano non utilizzare quelle conoscenze per migliorare la condizione umana, no? È un discorso puramente utilitarista, in questo senso può far storcere il naso a molti. Io nella mia vita quotidiana spesso sono utilitarista, poi... so che in alcune questioni l'utilitarismo ovviamente crolla, ma in altre questioni crolla altre forme di morale. Però appunto, qua stiamo entrando nel discorso della sperimentazione animale. Non necessariamente animale, era proprio per dire, per tornare sul di come i discorsi morali influenzano la ricerca, certo. Lo influenzano tanto. Metti conto che oggi venga fuori che Einstein era un pedofilo. Ora, vabbè, nessuno va a toccare la relatività, è ovvio che la relatività rimane tale, però cambia la nostra mitizzazione della scienza, cioè anche lì in realtà è da una parte la scienza si è nutrita di grandi nomi, no? Per rendere la cosa più pop, perché se ti dicessi c'era questo scienziato che ha detto questa idea, poi c'era quest'altro, nessuno si affascina. Se io dico c'è il grande genio che scopre questa cosa, magari a livello divulgativo, no, interessa più persone, poi queste persone vanno a studiare e si accorgono che la scienza è molto più complessa. Quindi a livello pop, la scienza quasi storicamente ha avuto bisogno forse del creare la grande figura. Ora, il discorso è politicamente corretto, della cancel culture e così via, secondo me è una degenerazione che, nella misura in cui, ad esempio, non so, Einstein era un psicopata, forse, in realtà Einstein si sapeva già che picchiava la moglie. Quindi c'è già la sua colpa metafisica. Come dice il proverbio arabo, lei non, tu non sai perché, ma lei sicuramente sì. E dopo questa mi chiudono il canale 100%. No, ovviamente c'è, gli distorce dal proverbio arabo. Vai, c'è già la colpa metafisica di Einstein, per cui potremmo iniziare a screditarlo. Però appunto lì la questione della differenza tra l'essere umano che era Einstein, i valori della sua epoca e quello che ha contribuito all'umanità e così via. Qui entriamo in un discorso interessante, sì, però è estremamente lontano da quello da cui siamo partiti. Però sì, sai, sì. Mi ha preso proprio la vena del... Allora, questo faccio una specificazione, non voglio fare fake news. Io avevo sentito questa cosa che aveva picchiato la moglie. Verifichiamola, facciamo un fact checking per essere sicuri, perché voglio essere sicuro anch'io. Magari mettiamola come ipotesi. Beh, possiamo dire che Newton era un pazzoide veramente antipatico, odioso, che ha denunciato anche le monadi di Leibniz per avergli rubato la teoria quando in realtà non era vero. Quindi in realtà di figure scientifiche che hanno passato torbidi ce ne sono. Povero Einstein, abbiamo dovuto tirare fuori una mezza un dubbio. Non so se si vede, perché mi è venuto in mente di aver sentito questa cosa, comunque. Senti, vuoi aggiungere qualcosa? Perché ormai direi che sono... No, il mio discorso conclusivo l'avevo fatto prima. Avevo fatto la call to action dicendo che la filosofia era ciò che ci rendeva umani. Mi sembrava la chiusura d'effetto, poi... Ah, ok, quindi ti ho rovinato il finale. Comunque No, me l'hai allungato, ci sta. Sono pienamente d'accordo. Qui dice che non trattò bene tutta la famiglia. Ok. Anche il papà picchiava, non solo la moglie. Va bene, allora a questo punto direi che su questo dubbio sulla moralità di Einstein che ci perseguiterà per tutta la notte. Allora, io ti ringrazio tanto, Guido, è stata una bellissima chiacchierata, una bellissima esposizione, mi ha molto interessato. Siamo andati sul finale fuori tema, ma secondo me per buona parte in realtà potevamo affrontare magari
più nel dettaglio solo per concentrarci sul transumanesimo. In realtà, cioè, dopo un po' diventa noioso. Sono d'accordo, sono anche contento di come è venuta fuori questa discussione. Io ringrazio ovviamente te per essere venuto. Come dicevo, il link al canale di Guido lo trovate nel titolo della live. Se avete domande ulteriori a quelle che abbiamo analizzato, sono state pochissime, quindi vi domando scusa se non ho seguito molto la chat, ma ero rapito dalle parole di Guido, quindi volevo pormi eventualmente alle sue piuttosto che leggere le vostre. Se avete domande a cui volete ricevere una risposta, mi raccomando, scrivetele poi nei commenti, anche a chi magari sta vedendo la live nel futuro, scrivetelo nei commenti, sicuramente Guido vi risponde. No, vi risponderemo entrambi dove ci fosse la necessità. Magari metto anche qualche link ai libri che abbiamo citato, così. Bravissimo, bravissimo. Se ti viene. Comunque questo ti ringrazio molto. Mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata, è stato un piacere. Magari prossima volta sei tu che sei ospite nel mio canale, così. Molto volentieri. Molto e scegli volentieri. Tu il tema, magari, dai. Quindi Einstein e le sue botte alla moglie. Einstein, i suoi feticismi e le violenze sessuali. Chiamate così, tipo, vai. No, comunque veramente molto volentieri. Grazie mille per essere stato qui. Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato alla live in modo diretto e indiretto. Io vi auguro. Mi è un po' impazzito StreamYard, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima live qui sul canale del Dottor Sandrini. Ciao a tutti.